Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. 16 febbraio 2017, benvenuti in diretta su Radio Cigliano all'appuntamento del giovedì, che dopo una settimana di stop perché avevo un febbrone di quelli che mi hanno massacrato con 39 di febbre, torna in compagnia questa sera di un nostro ospite, di un nuovo ospite. Devo anche togliere l'audio perché è meglio esattamente così. C'è Roberto Draghetti. Ciao a tutti. Bene, scusate la voce, me l'ho strangolato con un pezzo abbiamo, di pizza perché, vabbè, essendo dopo cena ceniamo noi, giusto? Ovviamente. E quindi praticamente una volta che si è mangiato la pizza, si è strangolato, stava morendo, stavo chiamando il 118. Ma sto molto meglio. Una favola, veramente. Sto piangendo. Ti posso offrire qualcosa da bere più tardi? Sì. Dopo ti offro anche un caffettino se vuoi. Quello non sarebbe male. Soprattutto per mangiare io. Allora, che cosa state guardando voi che siete su Facebook in questo momento? Chi è su Spreaker ascolta la trasmissione pulita pulita senza nessun tipo di intrusione da parte nostra né fuori onda. Voi su Facebook guardate la trasmissione quasi pulita perché oggi chiacchieriamo molto e facciamo molte chiacchiere, ma poi quando ci sono i fuori onda noi continueremo a stare con voi in eterno. Ti piace sta cosa? Stavo preoccupando. È preoccupatissimo, Roberto è preoccupatissimo. Vabbè. Anche perché si è catapultato e diceva: ah, bello questo, bello questo, sì, bello quest'altro. Ho detto sì, ma mo dobbiamo andare in diretta. No, sai cos'è? Che per me, veramente, il... non so, per com'era per Pinocchio? Sì, il mangiafuoco, cioè, il burattino. Tutta una cosa che io non ci capisco una mite, un poco. Sei libero, sei liberissimo. No, dammi tempo di scaldare. Piano piano prendi un po' di scaldi bene. Sono negato col computer, venire qua e vedere una cosa del genere. Sono a bocca aperta, sto a guardare le figurine, i numeri che si muovono. È tutto. Ah, scusa, al volo. Devo salutare David Prando che mi ha rotto le palle oggi per dirmi saluto. Guarda, qui c'è un iPad. Se tu metti qua, vedi dove c'è la manina? Metti un like alla loro pagina. No, a David Prando non glielo metti, glielo dai. Questa è cattiveria, però. È salutato. E allora c'è già tanta gente in diretta in questo momento. Abbiamo Roberto, Francesco, Monica, Marco, Edoardo, ciao amore Laura, Liz, Riccardo, Antimo. E poi abbiamo David, ciao David, Franca, Sergio che ci sta sentendo da Londra, e David, un altro Davide, buonasera a tutti, veramente la telecamera è quella, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Dopo Cena Con. Allora, come funziona il Dopo Cena Con? Io durante la settimana mi faccio un gran mazzo, tu tranquillo, sereno. Dormo tutti i giorni. Dormi, bello sereno, no? E allora, quando arrivo al giovedì sera, mi piace essere, come dire, un po'... levarmi dalle spalle il carico del peso della trasmissione, che insomma è una cosa importante, è una cosa che si deve fare senza peso. Allora, cosa faccio? Invito degli amici che portano la loro musica, e qua c'è la scaletta, questa è pronta, eccola qua, c'è la scaletta dei pezzi che ha portato Roberto Draghetti. Dopodiché loro fanno la trasmissione, quindi io ho detto tutto quello che devo fare, l'istituzionale, prego. Ok. Ciao, sono Roberto Draghetti, 30 anni indossatore. Guarda questa. Ma è bellissima. 30 anni, no, vabbè, 35. Vabbè, no, non svegliamo questo. Io ero sicuro 30. Sì, anch'io. E poi mi sono svegliato e ho capito che sono leggermente di più. Vabbè. No, capirete l'età, chi ci segue, chi ci ascolta, dai pezzi musicali che ho portato. Valeria Vidali ci dice: ah, belli, scusate, ho sbagliato chat, è veramente insopportabile. È una simpatia estrema. Di una simpatia canaglia. Ciao Federico, ciao Stefano, grazie di essere con noi a Dopo Cena Con. Allora, voi avete qui Roberto Draghetti, che di tecnologia ne capisce tantissimo. Come Maria Antonietta ne poteva capire di tecnologia, ghigliottina. Di ghigliottina praticamente, sì. E quindi fate domande, no, andate tranquilli, perché andate tranquilli, guarda, vedi, intanto ti stanno cuorando, come dico io, ti mandano dei cuori in sovrimpressione, mandatene di più. Grazie, fate... amici cari, amici belli. Allora, vediamo un po' che cosa ci stanno dicendo. Allora, la prima frase che ho sentito dal vivo in studio di Roberto Draghetti era: in via Torino dal regista premio Oscar Anthony Minghella. La prima frase che ho sentito dal vivo in studio di Roberto
Era a Via Torino. A Via Torino. E qual è Via Torino? Via Torino, dov'è Via Torino? Va bene? Sì. Dal regista. Questi sono i cuori per te, Anthony Minghella. Grazie, continuate. Mandate anche tu ricordi tutto, ovviamente. Guarda, se mi chiedi che ho fatto stasera avrò problemi. No, sì, ho capito, ma era uno speaker di un trailer. Sarà stato uno speaker, sì. Buonasera, non sapevo che Mickey Rourke si doppiasse da solo. Esatto, perché hai visto le borse, vero? No, vabbè, le borse. Allora, David sta ridendo di noi e questo è molto bello. Davide è un cretino. Vabbè, ma non lo dire così. David. Allora, Michele ci dice: Roberto, sei il mio doppiatore preferito, non me ne vogliano gli altri, sono tutti bravissimi, ma a me piace troppo la voce di Roberto Draghetti. Ogni personaggio che doppia riesce a renderlo simpatico. Mancava solo la voce. Altro. Grazie mille, Michele. Beh. Mi fa molto piacere. Bene, ci dice Roberto che Via Torino è una traversa di Via Buoncompagni, quindi stiamo parlando degli International Recording. Sì, ma figurati se non lo sapeva. Certo. Tu come ci vai ai turni? Col navigatore o no, io vado con i cavalli. Sai quando va, cioè, sali sopra, sai il percorso della moto, io vado. Tu vai. E se sbaglio giorno è un problema. È un problema vero, sì, perché la moto va dall'altra parte. È impostata. Sì, tu c'hai la nuova moto, quella con tutto impostato dentro. Vedete, tu dormi mentre dormo, mangio spesso. Perché tu centauro sei, parlo un po' come Yoda. Sì, io centauro sei. Tu centauro sei. Mentre io automobilista sono, sì, tu centauro sei. Tu però non potresti tu. No, io no. No, al di là che non sopporto la macchina in generale, ma da quando. Ma pensa, ti metti là, ti arrivano le telefumate, perché a volte sono fumate. Esatto. Ti arrivano le telefumate della Pumais e puoi rispondere agevolmente. Allora, spero che nessuno della Pumais, soprattutto chi manda tu, ne sia in onda. Ma io non posso tornare a casa alle 7:30 di corsa per venire da te e sentire. Senti, allora, ti volevo dire che non mi ricordo cosa. Dice, forse arriva tardi un attore. A me mi ha fatto molto piacere, è stato veramente carino Roberto che me l'ha fatto. Ma. Cioè, nel senso, l'avrei scoperto tranquillamente, lui per correttezza l'ha fatto, grazie. Ma l'avrei scoperto il giorno dopo. E non è che cambiava nulla. E probabilmente arrivo più tardino del dio dell'attore. Quindi non era tutto molto bello, un saluto bello ugualmente. Meraviglioso. Va bene. Buonasera entrambi, con una delle presenze fondamentali in qualsiasi cast di doppiaggio. E parlano di te. Parlano di te, sappiamo perché se lo spero. Questa qua, vedi? Grazie Andrea. Troppo buono. Allora, via Torino International, ci suggerisce Valeria. Grazie. Abbiamo capito adesso. Puoi anche staccare il collegamento. Saluto il mitico avvocato Litti di Suz. Suz. Non è Litti, Lit. Lit? Sì, Lit. È il T9 che gli è partito. Sì, grazie, mi diverto moltissimo a fare. Quella è divertente, è una bella serie. Insomma, avete grande Roberto, complimenti per il doppiaggio di Dexter. Com'era stato? Com'era stato? È morto il mio. Cioè, alla terza stagione l'hanno seccato e. Sì, ma grazie, mi vergogno. Com'era stato? Era bello, Dexter è molto bello. Era molto bello. Non ricordo chi doppia, ditemene uno grazie. Dinne uno a Franca da Torino. Franca da Torino. È proprio che non mi ricordo neanche io. Vabbè, dai. Mickey Rourke. Ecco. Aspetta, te ne dico altri. Io non mi vengo. Idris Elba, Jamie Foxx, Jeff Daniels. Mario Bringhi, sto diventando nomi adesso, non mi ricordo. Quasi tutti neri sono Giovannino, grossi. Giovannino Peldicarota. Jeff Turwing. No, perché molti poi neri, molta gente, io lo dico sempre, no? Quando mi dicono ma tu chi doppi? E io dico, guarda, non me lo ricordo. Ah, vabbè, vedi che piaggeria. No, piaggeria di che? Vecchiaia, questa è vecchiaia. Vecchiaia e tante cose che si accavallano, sì, no? E quindi. Ci insomma. Sono dei attori che magari l'hai fatti più di una volta, per dire. Ma se mi chiedete il nome, io giuro, a volte non me le ricordo. Ma sì. Non me le ricordo. La cosa bella è quando ti dicono: senti, mi fai quella battuta? Ma sì, quale? Oppure, no, che voce usi per quell'attore? A mia. Non è che si fa tante cose. C'è una domanda da Federico che dice una domanda difficile. Sì. Ma quando doppiavi Fritz in The Closer, te lo ricordi? Sì. Questo me lo ricordo. Allora, come facevi a sopportare tua moglie, la moglie scenica? Perché dice Brenda era insopportabile. Calcola che io doppiavo uno che la sopportava, quindi mi aiutava anche il fatto di sopportarla. Sai che c'è? Fondamentalmente noi poi facciamo gli attori. quindi recitiamo. Se quella è insopportabile. Se quella è insopportabile, il mio la sopporta.
Io vado apprezzo il mio personaggio. Se mi capitasse così avrei problemi grossi, ma penso sì, come tutti. Ma che quando sono... esci, entri da una sala e ti porti dietro il personaggio dell'altra sala, capito? No, non si può fare. C'è gente purtroppo vicino che lo fanno, ma questo no. Sì, sì, no, ma questo va. Parleremo fra un paio d'ore sotto fumi. Sì, infatti, sono sotto veramente andato da dei pusher a quest'ora a prendere. Essendo un attimo, vediamo. Vabbè. Allora. C'è anche Ombretta, ciao Ombretta, e anche a Cristina, Anna, Giordano, Gaia, veramente tanta gente. Tu riesci a seguire? Pochissimo. Robby Drag. Buonasera a tutti, anche da Benjamin Franklin, okay, il nostro presidente americano, che ci... non sappiamo chi sia, ma è ciao Benjamin Anna Franklin. Pepe, ciao. Ciao Anna. Aspetta che c'era, mi sto perdendo delle cose. C'è anche Roberta Bellini, Abbello de Casa. Abbello de Casa, ciao tesoro. Voi doppiatori siete dei fanatici assurdi. Beh, sì, scherzando, sì, sì, ovviamente, no, spero. Perché sono sbagliato e ti dice Nicola, ti dice Nicola Bruno, ti dice Idris Elba, sei sicuro? Ecco, grazie Nicola per la domanda. No, sinceramente no, perché quella serie poi mi sono stato uno stronzo. Vabbè, non posso far nomi, su, c'è dai, anche la radio un po' per veicolare delle sì, sensazioni, delle emozioni, cioè, a stronzo è una delle, una sì, gioia poter esatto, riconoscere un amico. C'è anche Isabella, sì, c'è anche Isabella che ti dice Roby, Cristina, quanta gente. Ciao veramente ciao a tutti. Insomma, avete qua, noi riusciamo ciao a mettere Laura, like per quanti siete. È mia moglie. Allora, c'è anche Luce che dice brutto che sei. Sì. Chi l'ha detto? Luce. Sì. Che ci posso fare? Va bene, sì, sono brutto. Allora, andiamo avanti. Beh, abbiamo salutato tutti quanti. Ora possiamo un po' rilassarci. Vedo che sì, non sei più teso. No, Draghetti, c'è Gaia Bolognesi che ti vuole fare una domanda. Vai, Gaia, Faccela. Domanda. Aspettiamo. Sì, guarda, in ansia, vai. Guarda, siamo a braccia congiunte. Chissà che mi chiede. Dimmi, Gaia, dimmi pure. Allora, buonasera, intanto anche te, buonasera anche, di anche da parte di Marco. Vabbè, siamo qua e abbiamo un po' rotto il ghiaccio, Sì. Come la vedi? Ok, di che parliamo? Adesso so cazzo. No. Affari tuoi, perché il vabbè, mattatore della serata sei tu. Già mattatore, vabbè. Dateci un argomento, nel senso che devo parlare. Ah, ecco, importantissimo, ve lo chiedo con tutto il cuore che ci ascolta. C'è la Roma stasera. Quando mi ha chiamato Alessio? Tu volevi morire. Non ho pensato che era giovedì con Villarreal. Se mi date notizie, per favore, mandatele. Anche è già cominciata la Roma? Sì, è già iniziata. Dateci un'indicazione: 0-0, 1-0, 9-0. Cosa lo vuole? Col Villarreal a via. Sta via. Abbiamo arrivato alla domanda di Gaia. Tu hai trovato il punto G? Sì. Ma non ti dico dove. Vabbè, sì, l'ho trovato. Così, Ombretta, ma non è vero, ma che ne so. Ombretta aggiunge, vai a spiegare. No, vai a spiegare, non c'è bisogno che me lo spieghi. E dice anche che ti avvisa lei. Sì, vabbè, allora aspetto. Forse ti va. Zero, grazie, zero, Federico. Comunque, un braille forse era meglio qua, perché sì, non ci capisci un cazzo. Non ci capisci, continua. Ho saluti, ciao Gaia. Bene. Troppo veloce. Ci ama, beh, anche io, lo sai, lo sappiamo. Sì, leggile però, perché poi se leggi sì, sono no, le risposte, perché sembra che capito? Sono matto. Ciao Roby, ricordati sempre che quando vieni ai turni devi pagare la colazione. Dice Maurizio. Lo faccio sempre. Ciao Davide, Gaia Bolognesi, va bene. Vabbè, si sta nella partita scemo, loro, ok, Ombretta. Vabbè. Vabbè. Ricordati di mettere like, perché sempre, vedi, hai tante cose da fare, puoi fare tutte le manine blu, vedi? In questa io maniera. Cosa non ho mai fatto in video. Lo dico subito. Roberto non ha Facebook. Non ho Facebook. Sappiate che è uno dei pochi. Io l'altro giorno parlando con Alessandro ci stavamo dicendo, ma come fanno le persone che vivono nel 2000, nel XXI secolo, nel 2017, a non avere Facebook? Come fanno? Guarda, è facile. Non ce l'ho. No, io penso adesso, facciamo un discorso un minimo serio, se vuoi. Dai. Io penso che sia utile Facebook per chi lo sa usare. Io non lo saprei usare, e questo è già un problema. Che ne so, eventi, comunicazioni, anche chiacchiere interessanti. Io ho letto su Facebook di altre persone, ovviamente, mi avvicino, sì. Bravo, ma te avvicino anche io. Senti, se volete faccio Cristian. Sì, puoi fare. Se vuoi andare vicino, puoi farmi un po' Cristian. Senti, Cristian, ciao. Tanto non ci senti, posso dire quello che mi pare. Vabbè. Guarda che invece potresti sorprenderti. No, ma magari ci fosse, caro amico. Niente, quindi voglio dire, è troppo facile stare su Facebook, per assurdo. Nel senso, ma per me, a me degli altri me ne frega relativamente poco. Esatto. Nel senso, se viene sfruttato nella maniera più giusta, ecco, questa è strepitosa per me.
è utile. Stai a casa, ci divertiamo, stiamo chiacchierando. Stanno tutti quanti amici che entrano, escono, sì, chiacchierano, no? Ed è la cosa più bella. Ci sono troppi cialtroni al mondo. Forse sono preoccupato. E a te dà fastidio averne contatto diretto, diciamo. Sì. Il contatto diretto con la cialtroneria. Se ho amici con cui voglio sentire, li chiamo. Per telefono. Sì, no, ma questo sì, per carità. Però poi è anche un po' specchio della vita, no? Un po' specchio di quello che succede, specchio delle impressioni. Specchio delle mie brame. No, ma è verissimo. Però io sono veramente, non so, datato, chiamatelo come vi pare. Rimpiango certe cose che probabilmente non è che ha tolto Facebook, figuriamoci. Ma prima c'era più contatto fisico. Facebook ti aiuta, perché ti aiuta a parlare con uno di Milano, New York, dove ti parla, te anche di un altro quartiere che non vedi mai. Bellissimo, ti aiuta a condividere con tante persone determinate cose. A volte però sono chiacchiere e fumo. Cioè, sì, io ho letto cose e dico: sono tornato a casa, sono andato a fare la cacca e adesso vado a letto. E ho mangiato un piatto di spaghetti, sì, eccolo qui. Allora io mi dico: ma chi se ne frega, non ce lo metti. Questo, poi, se fossero tutte così, sarebbe veramente un mondo di folli, ecco. È un mondo, vabbè. Poi, quindi il mezzo, no, diciamo, non sei molto d'accordo con no, mezzo. Sono d'accordo a saperlo usare. Mezzo, diciamo, un po' commerciale, si potrebbe usare commercialmente per farti conoscere. Commerciale è forse anche troppo facile. Troppo immediato, eh? Troppo immediato. Non c'è ricerca. C'è poca ricerca, oppure c'è quello che vuoi apparire scrivendo su una tastiera. Che poi mica è detto se è vero, eh? No, a che cosa? Non sta scritto da nessuna parte, può essere pure finto, può essere pure una... Ma io mi auguro che... mi auguro no. No, mi auguro nel senso che veramente quando leggi certe cose ti auguri che sia tutto falso. Esatto, veramente. Assolutamente. Sì. Questo, poi... Bisogna... Gaia, vedi, ti risponde e ti dice quanta saggezza. Gaia Bolognesi, prima ti ho detto che ti amo, ti voglio bene, non manda al cuore se è una farsa e tendenziosa. Senti, ci stanno delle domande interessanti. Scusate, ditemi. No, andiamo indietro. Qui c'eravamo, qui c'eravamo. Dicono, la voce di chi? Christian Bock nel telefilm Il Commissario Rex. Sì, ma che pa... cioè, ma sì, perché è un po' così. No, il Commissario Rex, ormai Christian Bock penso che sia defunto anche l'attore. Ha 94 anni ormai. No, sì, ormai penso che sia l'età mia, ma quando ho iniziato ero abbastanza più giovane. E quindi sì, però è quello, siccome lo rimandano spesso e volentieri in TV. Ma tu i diritti d'autore. Ma tu che ricordo hai? Dimmi. Perché me l'hai anticipata, perché la domanda mia voleva essere: sì, ma tu che bel ricordo hai del Commissario Rex? Ma bellissimo, ho dei ricordi veramente belli. È stata una delle prime serie che ho fatto, quindi mi fa piacere ricordarlo. Vedi, qualche cosa riusciamo a tirare fuori. Tiriamo fuori. Proprio grazie a questa live ho scoperto che Draghetti è stato la voce di Eddie. Sì, è vero. E quello che ricordo hai? No, posso dire che no, questo spezzo veramente una lancia a favore di queste cose. Era un cartone animato per bambini. Io l'ho viste tutte, quindi. Quindi con tematiche anche se vuoi un po' più grandi. Sì. A me quello, e faccio un discorso veramente serio. Un bambino di Palermo e di un'associazione che adesso purtroppo come mio solito non mi ricordo, se mi viene ve lo dirò. Era malato di leucemia, aveva 10 anni, 11, non mi ricordo che cosa, e mi ha invitato questa associazione a andare giù a Palermo perché questi cartoni animati lo tenevano impegnato durante il giorno, i genitori gli registravano le voci e una delle voci era la mia, era quella che parlava così, per farvi capire velocemente. Sono stato una giornata con lui a Palermo e abbiamo scritto insieme, adesso mi commuovo, spero che... Oscuro tutto. Aspetta, ti metto quella un po' più laterale così ti lateralizzo. Una maschera da Pinocchio. Vabbè, morale da favola, sono stato con lui, abbiamo scritto una puntata presunta di Eddie, quello. E niente, poi ci siamo rimasti un po' in contatto, poi purtroppo ho saputo dalla mamma che il bimbo non ci ha salutato, adesso sta facendo l'angioletto con Ed. Che carino. È stata una bellissima esperienza, lo devo veramente. Che carina un l'esperienza, no? Carino che ci ha salutato. Cioè, beh, certo, ovviamente. Adesso è stato un po' indelicato. Però è stata la cosa più bella che mi ha portato umanamente il doppiaggio, insomma. Nonostante tutto, nonostante com'è che siamo scorbutici, che non so chi l'ha scritto, che si dà un sacco di fotte. Però certe cose vuol dire che insomma in qualche maniera aiutiamo qualcuno. Perché sentendolo in inglese quel ragazzino palermitano che avrebbe capito? Niente, non l'avrebbe visto. Invece abbiamo messo un'umanità italiana che
che ha fatto bene, che è servita, è andata bene e ciao. Siamo contenti, saluto, è veramente, vedete, a volte anche l'utilità sociale del doppiaggio, che è tanto denigrato, tanto oltre tutti i soldi che guadagniamo, che è inutile stare qui a parlare, vabbè lasciamo perdere. C'è Rossella Acerbo che ci saluta, e il fatto che tu nemmeno sai accenderlo il PC, figurati postare qualcosa su Facebook, dice Ombretta, che ti sa che ti conosce no, un po'. No, Ombretta, hai ragionissimo, lo sai. No, tra l'altro Andrea dice: Roberto, stai bene così senza Facebook, quelli come te sono superiori a noi mortali che dipendiamo da Facebook. Sì, ma infatti io sono marziano, ma uomo no, di Marte. Grazie, ma non mi sento differente. Su. Allora, sono tanti differente. Saluti, tanti saluti. Quanta Anna dice che hai molta ragione e ti dà molta ragione. Grazie. Siete Anna. Mitici, come stai Alessio? Ti sei ripreso? Grazie, sì, altrimenti non stavo qui, perché ti assicuro che la settimana scorsa mi avreste visto in una veste. Però aspetta, ha fatto quindi era battuta. Va bene. Io ci ho messo una vita a capire che eri tu la voce a Eddie in Ed e The Eddie, la sì. Bravura di un doppiatore sta soprattutto in questo. Sì, ho perso la voce per farlo. Completamente. Grazie al complimento. Vabbè, praticamente. E questo, abbiamo veramente rotto il ghiaccio. Ma è anche una trasmissione, perché guardo lì, guardo qua, è anche una trasmissione di musica questa. Prima di lanciare il primo pezzo di Robby, che mi hai fatto il... Ah, perfetto, vuoi cominciare con questo? E sì. Lo carico subito. Io vi invito a condividere sulla vostra pagina Facebook il video che state guardando su Facebook. Naturalmente, se siete sulla radio non potete condividere nulla, ma se siete sulla diretta Facebook potete condividere il video. Ed è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, diciamo, una pubblicità attraverso la vostra gentile condivisione sulla vostra pagina Facebook. Quindi fatelo, mi raccomando. Se volete commentarci e state guardando il video da una pagina condivisa, dovete abbandonare la pagina, andate sulla pagina Radio Cigliano, entrate sul video, mettete anche un like, perché viviamo anche di quello. Dopodiché dal video che trovate sulla pagina Radio Cigliano potete commentarci e potete interagire direttamente con Roberto Draghetti. Guarda, non avrei saputo spiegarlo meglio. Perché non me l'hai fatto? Potevi farlo per me. Poi aspetta, prima di lanciare il pezzo, perché poi è carina anche questa cosa. Noi facciamo anche gli speaker dei documentari, no? Allora, e a volte diciamo delle cose pazzesche di medicina, di salute. Ma di un sacco di cose. Il passero del Mozambico, come dico sempre io, no? Allora, Cercopiteco, Australopiteco, cioè cose. Allora, io ti metto una basetta giusta in questo momento e tu improvvisa al volo un attimo così un narratore di un documentario. Guarda, io ti metto questa basetta. No, io se non leggo, sono una pizza. Prova a buttare quello che ti viene. Li hanno cercati dappertutto, ma non li hanno trovati. Sono i doppiatori. Vivono nelle sale, al buio. Parlano, ma non capiscono assolutamente quello che dicono. A volte fanno delle cose raccapriccianti. Tipo questa che sto facendo adesso. Ragazzi, standing ovation per Roberto Draghetti. Madonna santa. Vabbè, ma ci divertiamo, stiamo a cazzeggiare, no, insomma, no, niente no, di meno, ma sto pure io. Allora, questo è quello che succede quando noi andiamo a fare i documentari. Sì, praticamente il giorno quando mi dicono: ma tu hai fatto quel documentario sul Giappone, bellissimo, ma quella cosa a Okinawa, quale cosa? Che Okinawa, ne so? Ma hai visto che belle immagini? Ah, no sì. No, c'è un particolare velocissimo, cioè quando fai il narratore nei documentari tu le immagini non le guardi proprio, cioè non è che hai il tempo di guardare, ma manco un fotogramma, poi ogni tanto finisce e vedi fine scena, quindi non sai di che hai parlato perché non l'hai vista. Però oggi ho fatto un documentario sui lemuri dalla coda di curva. Madagascar, esattamente. Vedi che qualcosa però ci ricordiamo. I lemuri del Madagascar, ti giuro che non ho la minima idea di come sia fatto un lemure. Non lo so proprio. No, lo so perché su coso lì. Reeducational Channel. No, su Reeducational, Walt Disney. Ah. No, scusa, che Walt Disney? Discovery. Dove? Quell'altro, quello dai, che c'erano. No, nel senso. Madagascar, il film. Ah sì, ok. Ecco, quelli che i lemuri del Madagascar. Io facevo uno dei lemuri. Quindi, uno dei sai lemuri. Per quello che cosa sono? Assolutamente sì. Non per altro. Ma no. Figurati. Ma che sono? E se mi domande di questo duello, perché ti dicono dove vivono i lemuri? Madagascar. Infatti.
Allora senti, passiamo il primo pezzo così. Abbiamo, siamo alle 21:23, siete in diretta su Radio Cigliano dopo cena con Roberto Draghetti. Allora, il tuo primo pezzo, vedo che comunque, posso dire una cosa? Sì, puoi dire. C'ho qui la scaletta con gli anni, con gli anni delle, delle... C'è una canzone recente. Sì. Ok, sì, sì. Una recente. È la follia. Dopodiché se fermiamo nel 75 qua. Sì, continua a dire, poi ti dici che sono datato. Per me la musica si è fermata più o meno negli anni 80, 81, 82. Basta, da là in poi. No, poi ci sono ottimi, cioè amo tutta la musica in generale, però per me la musica vera si è fermata lì. Si è fermata lì. E infatti ci hai dato un esempio. No, con questo no, pezzo vero, andiamo cioè a finire nel 1964. Ero appena nato, quindi la sentiva mia zia, l'ho sentita però sono Vabbè, innamorato. Questa la sentiamo. Senti un po', ma questo pezzo perché? Perché? Perché era un primo pezzo... una sorta di rock pop che all'epoca ancora per me era sconosciuto, ovviamente, perché l'ho sentito avevo 10-11 anni e io sentivo Michele, cioè io a casa sentivano Michele, Bobby Solo, perché quelli erano gli anni, sono del 60, faccio stretto. E sentire i Beatles, l'ho detta, Can Buy Me Love, è stata una... non so, un'illuminazione. È stato proprio la rottura, il punto di rottura. È stato rottura. Un punto di rottura, ho detto, ma allora la musica non è solo non è solo Peppino Gagliardi. No, non sono neanche i Rocks o i Dick Dick, sono gli, delle copie bravissimi, ma delle copie. Sì, questi sono gli originali. Questi sono i veri. E originali. Allora sentiamoceli in diretta su Radio Cigliano, primo pezzo portato da Roberto Draghetti, The Beatles, Can Buy My Love. Ma non è finita, perché siamo qui su Facebook, capito? Cioè, tu metti il pezzo e pensi che sei... Hai detto Roberto Draghetti. Draghetti. L'ho scivolato. La posso rifare? No, va bene così, dai. Allora, vi adoro nei documentari, dice Franca. Grazie, grazie. Ma grazie, devo dire che io mi diverto a fare i narratori dei documentari. Sì, è bello, no, è una cosa, è un bel lavoro. È una bella parte. Sì. Peccato che riuscissimo a vedere le immagini, però. Allora, torniamo indietro, perché qua veramente abbiamo... qua siamo arrivati qua. Roberto, hai doppiato anche parecchi personaggi cattivi in Squadra Speciale, Cobra 11 e Walker Texas Ranger. Madonna. Sì, 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 faceva spesso e volentieri cattivi. Strano, eh? No, strano. Io mi ti pensavo su dei degli eterei virgulti, sì, degli FB, Romeo, capito? Sì, Giulietta, sì. Da sotto. Ma invece no. Quelli li farò in un'altra vita. In un'altra vita, in un'altra vita, sì, forse nasco. Sì. Allora, io mi sono commosso ascoltando l'audiolibro recitato di Frankenstein in cui interpretavi la creatura. Ah, bello, ottimo, è stato un bellissimo lavoro fatto con Bruno Alessandro. Abbiamo rifatto Frankenstein di Shelley. Di Mary Shelley. Mary Shelley. E mi sono divertito perché incidevamo in sala muovendoci col microfono a mano. Ma dai, in mano, col gelato? E io facevo la creatura ed è il libro è strepitoso. Ma è bella sta cosa del movimento. Bellissimo. Molto divertente, bello. Ma è proprio divertente. Con Bruno, puoi immaginare Bruno che è un brodo di giuggiole proprio. La favola, veramente. Bellissimo. Grazie, grazie. In Dragon Trainer, ti ricordi Dragon sì, Trainer? Sì, 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 sì. Sì. Hai fatto Stoic, il padre di Hiccup, il protagonista. Hiccup. Hai fatto un provino, ti sei divertito a farlo? Sì, ho fatto il provino, mi sono divertito come... Mi sono divertito dopo, più dopo che l'ho vinto. Nel senso che il provino è sempre... Là si ride meglio. La poi che ti facciano ridere. La poi si ride. Sì, no, mi sono divertito a farlo perché era molto divertente. Poi fra l'altro ho anche cantato, quindi è una mia... Hai cantato pure? Sì. Hai cantato. Ho cantato una... Torniamo in diretta che i Beatles hanno finito. Quindi dobbiamo... Ciao Beatles. La vedi, ci sta il time remaining. Ah, vedo, lo vedo. 3, 2, 1... The Beatles, Can Buy My Love, primo pezzo di Roberto Draghetti a dopo cena con... Si sono fatte le 21:27 e ne abbiamo ancora parecchio da chiacchierare. Vedo che qua... saluto. Tu hai finito? No. Stavo leggendo, cercavo di leggere. È un po' asplib. Un po' asplib. Vuoi spiegare? Vuoi... Perché sennò sembra... La spiega tu perché... Vabbè, asplib per questo. Non so. Cancellate subito che dopo c'è. Vabbè, asplib perché? Perché essendo uno che è molto richiesto. No. Spesso e volentieri, coi tempi di adesso, ti danno il turno per il giorno dopo. Sì, è vero. E se tu hai fatto già un personaggio che devi rifare, il devi rifarlo, cioè, devi rifarlo. Andare. E quindi spesso e volentieri, magari devo chiedere di essere liberato da un turno per andare di corsa all'altro. Ma non finisce, a volte devo essere liberato anche da dove arrivo. Quindi si è creata sta nomea
Assolutamente immeritata, eh? Bravo. Completamente immeritata. Saluto anche Luigi Ferraro, che è un altro Aspen Libre, mica da poco. Sì. E quindi mi chiamano Aspen Libre, sono ministrare sopra le 40. Sarebbe aspettare e liberare. Aspettare al turno, metti che il turno comincia alle 4 e mezza, aspettare alle 5 e mezza e liberare alle 6. Anche alle 5 e 40, se vuoi. Rapidissimo. Cioè, alla fine sei veramente schizofrenico. Stefano Mondini si sta a guardare la partita. Ciao Stefano. Stronte, sciocco, cretino. Quanto stanno? Diteci che cosa succede. Fermati lì, va bene. Anna Pepe, oddio, è meraviglioso. Sì, stanno parlando della tua convention, della tua performance. Io so parole in libertà stasera, veramente, come sì, narratore, quella di prima. Grazie. Un saluto al mitico. Al grande Roberto Draghetti, il mitico John Casey di Chuck. Sì, sì, grazie vero, a lui, sì. E al signor Cigliano, non sono il signor Cigliano, sono Alessio, sì, per lo splendido lavoro. Grazie. Allora, questo di Dragon Train l'abbiamo letto. Buonasera a voi, mitico Roberto Draghetti, che ho avuto il piacere di conoscere alla BIP, dice Nicola Procopio. Spero di essere diretto presto da lui. Questo sì, è un suggerimento, Nicola. Un suggerimento velatissimo. Sì, Nicola, se mi ricordo. Sì, ma pure poi... a me non mi dirigi mai, eh. No, t'ho diretto, non ci prova. Hai fatto una serie anche brutta. Abbiamo fatto caso all'australiana. Era orrenda. Bellissimo. Mamma mia. Bellissimo, che ti chiamo vergogno. Ma più chiamato da quel punto, da quel momento in poi. Capito, io allora, ricordo l'assistente di Re Julien. Eh sì, quello lì è il lemure. È lemure. Che è si chiamava lemure. L'assistente di Re Julien. Non mi ricordo. Non di più, eh. No, allora, ci vedono nei documentari. E questo l'abbiamo detto. Due grandissimi, dice ciao Lello. Lello, tra l'altro, fai una figata te con la Train Room. Lello Ambrosini e i suoi due amici DJ fanno delle dirette su Facebook nelle quali missano e chiacchierano mentre fanno i mix sui piatti. Si vede che lavorano sui piatti. Veramente mazzabravi. Bello. Train Room si chiama la pagina di Lello Ambrosini, andatela a vedere perché è veramente bella. Bravo Lello. Allora, questa è sempre di Julien, l'abbiamo già visto. Ciao Maurilia, ciao Leonardo, ciao Michele, ciao Ilaria, ciao Federico che continua a dire che è 0-0. E ciao grazie, Carl, Fede. Ciao Carl che ci segue da Filadelfia, ciao Barbara, ciao Luca Graziani. Ciao, ma quanta gente che c'è veramente. Nella serie Desperate Housewives. Doppi Tom. Sì. Scavo, il Scavo. Marito della bionda con un sacco di Linette. Figli, te lo ricordi? Sì. Hai qualche aneddoto su quella serie? Sì, no, non me li ricordo. Cioè, no, l'unico aneddoto io penso che quella tu sia gay. Non so se non... Lo scoop hai fatto. Sì, c'ha 42 figli, però insomma penso che lui sia... Non so, ho fatto lo scoop, magari è una persona meravigliosa. No, mi sono divertito molto. Ti sei divertito molto. Eri un Romeo moderno, ti dicono nella Desperate Housewives. Un Romeo moderno in Desperate Housewives. Facevi un Romeo moderno? Sicuramente sì, non me lo ricordo. Era quello di cui parlavamo adesso. Sì, ma non era un Romeo moderno. Allora, grazie Michele, ma non me lo ricordo. Anche se fai un personaggio non protagonista, io ti adoro in American Dad. E la tua cantata con la canzone Republican Gay è top. Ah, Larry, Lenny, sì, ho capito. Scusa, cazzo, non è proprio questo la parola. Parliamo di politica. Allora, zero ancora, Federico, ma parliamo di quello che vuoi tu, No, di politica non ci vado. Di politica no, non ci vado. No, perché tu palle, veramente. Sì, ma invece, tu che sei impegnato, come siamo impegnati tutti quanti nel doppiaggio, poi cosa fai quando chiudi il microfono? Stacchi veramente. Col mondo, vorresti staccare. No, perché non puoi staccare poi. No, c'è la vita. C'è la vita, cioè devi staccare col lavoro. Col lavoro devi staccare. Devi staccare col lavoro. E poi c'è la vita, c'ho una moglie, due splendidi figli, insomma. Quello mi aiuta. Ma sicuro che al di là di tutti i problemi che uno possa avere, i figli con i casini di scuola, ne parlavamo prima, ma non dirò mai quello che parlavo. E quello tornare a casa e avere un angolo tuo è bello. È bello. Ma tu ce l'hai un angolo tuo a casa? In teoria prima avevo il bagno. Come tutti. Adesso quando sono in bagno io ci sono tutti e quattro. Siamo tutti lì. È diventato il tuo ufficio, la tua camera caritatis. C'è chi si strucca, chi si toglie le lenti. Tutti sembra sempre che aspettino che vado in bagno. Sembra fatta apposta. Lo so, sembra. Però sì, c'è un angolo, poi. Una piotta va bene? No, una piotta non va bene. Mi devi invitare una sera e dobbiamo fare un contest io e te, Lello, con anche i tuoi amici. Io metto la musica anni 70, voi mettete la musica vostra e ci divertiamo a fare una serata di questo tipo. Ciao, dice Laura, si sente poco audio. Avete problemi di ascolto? Più. A me non sembra, perché noi l'ascolto ce
ce l'abbiamo buono e vedo che funzioniamo bene oggi, quindi l'ascolto mi sembra bene. Se Laura, se non senti bene, o alza il volume del cellulare, perché può essere utile, oppure chiudi la pagina Facebook e riaprila e vedi se funziona. Scusa, ci senti Roberto, in metropolitana, Carl da Filadelfia? Ci sente dalla metropolitana di Filadelfia. Bravo Carl. Vedi, non è male. Fermata scena. Valeria dice, scusa Roberto, che lavoro fai? Descrivi il tuo lavoro. Valeria Vitali, scusa Roberto, che lavoro faccio? Che lavoro fai? Se dovessi descrivere il tuo lavoro, tu come lo descriveresti? Allora, sono molto marzullo, adesso sì, metto mi anche... piace, mettiti con la mano così. Mettere... No, che fai, lavoro fa? Facciamo gli attori, faccio l'attore. Poi in un campo differente dal teatro, cinema e cosa, è un lavoro. Il lavoro dell'attore. Lavoro poi specializzato, sì. Cosa? E ci abbiamo la possibilità di fare tante cose nello stesso giorno, tutte differenti. E che penso che per un attore che gli piace fare questo lavoro sia il massimo. Sì, è bello, sì. È, cioè, non è male. Passi da un cattivo, a un documentario, a un cartone animato. Ti fai. Sì, c'hai mille stati d'animo che passano, no? Mille cose. Se riesci, è anche catartico. Esatto. È anche catartico. Anche perché fare l'attore. Puoi fare quello che ti pare perché non sei tu, fondamentalmente. Sì, è vero. Se ci pensi. E poi, se posso dire la verità, noi che comunque entriamo e usciamo da parti, eccetera, eccetera, se tu vai a fare un lavoro in teatro, lo fai e fai un mese di prove e scavi e scavi e scavi. Poi c'hai 6 mesi di repliche, magari. E no? Hai finito di scavare. Hai finito di scavare perché poi a quel punto diventa quasi automatica, diventa quasi meccanica, sì, no? Assolutamente, assolutamente. Te col teatro come sei messo? Io il teatro lo faccio poco perché per questioni di tempo e anche perché poi mettici pure la sera e alla fine non saremo più al di là che a casa mi mandano a cagare, giustamente. Però non so come dire, il teatro è bellissimo, ma è una specie di sogno nel cassetto. No, che cos'è? È una specie di quando capito lo faccio. Nel senso che ho la fortuna, se anche capita, di funziona compagnie. Bene, gira bene, eccetera, gira eccetera. Bene fino alla prima per me. Poi dopo, sì, è vero che ogni volta lo spettacolo è differente, tutte queste palle qui, però poi non è vero, però poi alla fine diventa routine. Perché? Perché fai sempre le stesse cose, poi il pubblico può ridere o non ridere, non piacere o non piacere, poi ti diverti. Però la magia del teatro è finisci la prima, lì è finito il grosso. Poi dopo diventa un bel lavoro che ti fa piacere fare tutte le certo, repliche, cerchi di più, migliorare, migliorare, sostituisci, ovviamente. Fai cose. Però teatro sarebbe bellissimo da fare se ce lo facessero fare. Sì, se ce lo facessero fare come si deve fare, sì, come si e deve non fare. Come ce lo vogliono far fare. Allora, una cosa più bella del teatro l'ha detta Roberto Ciuffoli. Dilla. Dicendo che il teatro è un mio caro amico, però. Ciao, se ci sei. E il teatro è come il crimine, non paga. È vero. È quindi vero. C'è gente che lavora solo di teatro, ma sono pochi quelli che riescono a vivere di teatro. Di teatro. Di teatro, sì, infatti. Perché è così. E tra l'altro non solo non ci vivi, ma è pure ripetitivo, quindi tu paghi alla fine, capito? Dici, vabbè, non ci vivo, che palle. Proprio la passione pura deve essere, altrimenti no, è passione. Altrimenti cambi lavoro, ne fai un altro. Fa veramente per passione. Sì, sì, ma secondo me è veramente solo passione, solo passione. Solo passione pura. Allora, torniamo indietro con qualche altra domanda. Vediamo un po'. Fabio benissimo. Ci dice che sente benissimo. Bravo, quindi Fabio. L'audio è perfetto, ce lo dice anche Lello. Benissimo, quindi check audio, grazie di averlo fatto. Siete stati grandissimi entrambi nel film Come ammazzare il capo 1 e 2. Ricordate qualche aneddoto su questo film? Sì, infatti, tra l'altro, l'aneddoto che ricordiamo è che non ci siamo mai incrociati. No, abbiamo fatto un turno insieme. L'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto. Ah, no, perché quello si faceva nei turni. Quello si facevano i turni. Quello si faceva nei io turni. Io non l'ho fatto perché voi eravate quattro, io facevo l'ospite. Sì. L'ospite che non mi ricordo con chi dei tre, no, scusa, eravate in tre. Eravamo in tre. Con tre protagonisti che fa. E quindi è capitato un turno e l'ho fatto spesso con Massimo D'Ambrosi. Con lui, perché interagivi col suo personaggio. Interagivo di più col suo, sì. Vabbè, è stato molto divertente. No, è carino, bello, bello. Ciao Leonardo, ciao grande. Leonardo. Ciao anche Carlo e ciao Nicola. Quanti siete? Siete veramente tanti stasera. Come ci piace questa cosa? Ti è mai Mazzà. Capitato di litigare, dice Fabio, con qualcuno in sala? Vai avanti, magari qualcosa, magari qualcosa non ti andava bene o c'erano idee differenti. Parliamo di lavoro, parliamo di lavoro, non di... Certo che sta cena ti ha ammazzato. Porca caccia, ti ha ammazzato proprio. No, non è che di... mi è capitato di discutere. Litigare no, discutere, discutere, no. Litigare sì. No, personalmente mai. Però discutere sì, perché anche se sei dietro, davanti al microfono c'è un direttore o una direttrice, tu magari spesso vedi delle cose che forse il direttore non vede e magari... più spesso ha ragione il direttore perché lui ha un'idea globale di quello che stai facendo. Però se tu mi dici di ridere e quello non piace, ride. Non è che posso sta zitto, insomma, poi c'è in bocca non me lo tengo. A volte ci sono delle idee strane, diciamo, sì. Singolari, particolari, un po' particolari, un po' sì. Bislacche. Un po' bislacche. Esatto. Robby, avete segnato?
Sì. Immagino che sia, puoi esultare, sì, se vuoi. Emerson. Emerson. Grazie Stefano, grazie. Grazie della telecronaca in diretta, perché ci fa veramente... No, e poi mi fa piacere sentire il gran gol di Emerson, io sto qui che non lo vedo. Grazie. Non posso neanche aiutarti, guarda, no, perché non so come mettertelo. Mandate... C'è anche Silvio, ciao belli, dice, e Carmelo, gran gol di Emerson, sì. E c'è anche Carlo che dice, grande Robertone, spero di lavorare di nuovo insieme al più presto. Benissimo, me lo auguro, veramente. Senti un po', ma domanda che faccio a chi ha fatto il salto del fosso, perché no, vabbè, non quello, no, vabbè, avrei potuto farlo senza sbracciare. Okay. Ok, quello senza sbracciare. D'accordo. La direzione e l'attore nel doppiaggio, cioè, due lavori diversi. Esatto, completamente diversi. Io penso, fare il direttore bisogna essere degli psicologi, io penso, perché... o degli psicopatici anche. Vero. Però posso dire, sei psicopatico perché hai a che fare con gli psicopatici, che siamo noi, sì, sì, siamo sempre noi. Vuol dire, non è che parlo, perché c'è quello che lo devi stimolare, c'è quello che gli devi dire quanto sei bravo, c'è quello che devi dire no, sei proprio una pippa e quindi te dà di più, c'è quello no, è perfetta, non si è capito una minchia di quello che ha detto, cioè, hai sempre a che fare. Ma noi siamo noi così, ovviamente, non parlo solo degli altri, parlo di me in prima persona, quindi c'hai 3.000 cacchi da pensare e spesso non senti quello che hanno detto. Sì, poi fondamentalmente, che poi alla fine dici sempre, ma che palle. Sì, ma che palle. Poi 3 ore, cioè 3 turni in direzione, c'hai le piaghe da sì, cupido al culo, un po' come stasera, che no, ma questo è bene perché c'ho 5 cuscini. No, vabbè, questo è ammorbidito, questo è ammorbidito. E quindi no, è bello fare il direttore a piccole dosi, cioè nel senso, ogni tanto un va po', bene, perché è bello. Più bello fa l'attore. Sì, assolutamente. Fin quando te regge la voce, sì, 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 quando te regge la sì, voce, assolutamente più bello, sì. Allora, Alessio, sei magico, ma pure Roberto è bravo, una cifra. No, dai, Roberto, sei grande, immenso, uno dei grandissimi attori doppiatori italiani, dice Michele. Grazie Michele. The Thomas Potter? The Thomas Pinter. Non ce leggi bene, vedo. No, la minchia. Grazie mille, grazie. L'unica mille. Dice Leonardo Graziano, ciao Leo, l'unica fantastica voce di Cyborg di T. Ah, è vero, Leo, in Titans e il supremo Luis di Sweet. Grazie, l'abbiamo fatto insieme. Sono fatti insieme, grazie Leo. Io metto i like che non metti tu, perché sei veramente, oddio, inadempiente. Mio, sì, adesso li metto tutti. Anche gente che sei veramente inadempiente, anche la gente che non conosci. Tutti, a tutti praticamente quanti. Pochissimi. Dici che ti piacciono tutti quanti. Mi piacete da morire, ragazzi. Da morire, veramente. Così, veramente. Allora, vedo che qua siete veramente tanti. Domandate, chiedete, fate quello che vi pare. Fate di Roberto Draghetti quello che sì, volete. Sì, chiedetemi anche il PIN del banco, ma... sì. E andate, vai. E dico anche sempre... un IBAN è anche gradito. L'IBAN sì, vi do il mio. Infatti, se volete, vi diamo il nostro. Sì, il nostro, figurati. Allora, andiamo con un altro pezzo. Ah, ok. Con quale pezzo hai voluto mettere? Guarda, vado in ordine. Perché vai proprio in ordine cronologico, Il 2. Allora, questo è un pezzo che non sentiremo tutto perché dura 4 ore e mezza. No, non l'ho trovato. Sì, manco lo trovo. Eccolo qua, numero 2. E allora, questo è un pezzo importante, storico, ok? Veramente storico della produzione momento, di questo gruppo, sì. Ma secondo me anche un gran pezzo di rottura, anche questo, degli schemi proprio musicali. Sì. E questo cosa ti evoca? Questo mi evoca i miei 13 anni. Ah! 13 anni, primo concerto della mia vita al Palasport, che si chiamava Palasport. Quello all'Eur. E un'acustica di merda, schifosa, di merda, gli fai un complimento. Non si è mai capito perché hanno fatto i concerti là, li veramente. Li facevano lì. Suonava, sì. Sembrava che veniva da una macchina che c'aveva lo stereo fuori. Infatti. Guarda, una cosa allucinante. però c'erano loro, però c'era con la formazione vera. La vera formazione. Cioè i Genesis dopo, sono rimasti i Genesis, senza Peter Gabriel. Anche no. Te sei... assolutamente Peter pro Gabriel. Phil Collins è un'altra Phil cosa. Phil Collins è passato da un rock... melodico, classic rock, chiamalo come ti pare, quello dei Genesis e Gabriel, ha un pop. Sì, è poppato. È molto pop. Poi il ritmo, quello che ti pare, bravissimo. Però i Genesis di Peter, con Peter Gabriel erano... Quindi ti ricorda il tuo primo concerto? Primo concerto, luci di Wood sul palco, io stavo abbastanza in alto perché ero un piccoletto, e lui che entra mascherato con il fiore, il fondotinta bianco, e gli dice, ma porca troia, voglio essere Peter Gabriel veramente. Poi suonavano da Dio, hanno fatto degli album meravigliosi, concept album tipo The Lamb's Lie Down on Broadway, quelle cose.
E non mi è venuta una canzone loro del periodo corta, perché lì ormai poi c'era questa mania, questa bellissima mania, sì, perché questo è un pezzo eccezionale, noi ne sentiremo un po', insomma, è veramente un pezzo strepitoso, questo da sentire fino in fondo, poi anche la bella storia che c'è, la narrazione del pezzo. Il pezzo era, che non mi ricordo, però ti giuro, però no, adesso in questo momento sì, questa musical box, questo carillon, diciamo, sì, questo carillon che sta nella stanza, la scoperta del carillon e poi dopo la rottura del carillon alla fine, insomma, quelli avevano, scrivono dei pezzi pensati, sì, cioè c'era un pensiero dietro, tra l'altro questo è accreditato Genesis, ma è di Peter Gabriel, pezzo è veramente suo ed è prima della scissione, prima di tutto quanto. E allora iniziamo a sentircelo, perché questo è veramente un pezzo che merita un ascolto approfondito. Su Spreaker lo sentirete pulito senza nessuna interruzione. Secondo pezzo di Roberto Draghetti, Genesis, The Musical Box, Radio Cigliano. E parte così, capito? Ecco, questo qui è l'inizio. Ma guarda, veramente anch'io. Questo è uno dei pezzi che, sì, che tu te lo senti. Di rivoluzione. Cioè, prima è Vito, dicevamo, no? Questo invece era è un altro tipo di rivoluzione. Bravo, è un altro tipo di rivoluzione, sì. E tra l'altro, non è che mai portato dei signori che non abbiamo fatto rivoluzione musicale. Esatto. Me ne hai portati parecchi di questi signori. Cioè, fondamentalmente, a me piacciono i cambiamenti, diciamo, le novità. Sì. Le novità sulla musica, sul teatro, sulle cose. E sono le cose che poi ti colpiscono, fondamentalmente. Che te restano, no? Che te restano. E il periodo adesso non ci sono novità. E non parlo di Facebook, scusatemi. Nella vita, che novità ci sono? Anche perché comunque noi arriviamo da un momento in cui c'è stata l'esplosione, sì, di tutto, sì, certo, sì, praticamente. Quando anni 50, 60, 70, 80 erano gli anni delle sperimentazioni vere, sì, in tutti i campi, tutti i campi, c'erano tutti i campi, nella scienza, ma c'erano anche nella musica, no? Nella musica, nei costumi, nella cucina, cioè veramente era... Era tutto in fermento. Poi adesso ci siamo un po' seduti e Sanremo lo vince Occidentalis Karma di Gabbani, che è carina. No, è una bella canzonetta. Sì, una bella canzonetta, tutti la balleranno, tutti la canteranno. Ma sì, ma l'ha fischietto pure, per sì, dire. Sì, poi adesso che ci stavo ragionando un po', no? Che me la presentano adesso come il grande punto di rottura di Sanremo. Sì, vabbè, se ci stacchiamo da Claudio Villa, forse sì. Sì, ma da Nilla Pizzi, ragazzi. Sì, da Nilla Pizzi, veramente. Il punto di rottura era minchia signor Tenente, non è... Sì, ma anche gli Avion Travel. Avion Travel, capito? Bravissimo. Quelli sono dei punti di rottura, secondo me. Sì, veri punti di quella rottura. Quella è una canzone orecchiabile, carina. Lui è bravo, la canta benissimo, non sì, è quello sì, problema. Sì, showman, no, no. Quello che sì, vuoi. Sì, se muove bene, carina la bestia, lo scimpanzelli, sì, il gorilla. Ma è una canzonetta, scusatemi. È una canzonetta. Cioè, io sono sotto i generi. Comunque lui lo dice, lui lo dice. È una persona onesta. Lui è una persona onesta, lo riconosce. Dice: io ho fatto una canzonetta, non volevo fare il pezzo strepitoso. No, no, però funziona. Per Sanremo funziona. Però dire rottura lì è come dire quell'altro che fa. Come si chiama? Chi è? Silvestri. No, ma che Silvestri? È un rap che non sa. Dai, che ha fatto scalpore quest'estate. Rovazzi. 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 Lui lo sa. Che i tuoi figli la cantano dalla mattina alla sera, sì, ovviamente. Gli ho tagliato, no? La lingua. Ma, no, vabbè. Sì, ma è normale. Però se io penso che loro crescono con Rovazzi, hanno l'età mia all'epoca. E tu sei cresciuto con Genesis. Dico, porcaccia la miseria, mi siete persi un po' qualcosa. Eh sì, anche perché loro i Genesis non li conoscono. No, li metto io a palla. Per farli conoscere. Ma questi sono... Guarda, io rimango stravolto quando ogni tanto mia figlia, che ne so, mi propone i Queen, no? Mi propone, capito, delle cose del genere. Che dico, ma tu questa, ma come hai fatto? Perché poi arrivano, no, cioè, ovviamente arrivano, però questo pezzo è un pezzo che... Resta. Che resta, che io lo capisco. Io lo capisco questo pezzo, tu lo capisci, no? Sì. Capisci la struttura. Capisco, capisci... perché è stato fatto. Esattamente, perché è stato fatto. Rovazzi l'ha fatto per mercato. Con tutta l'onestà professionale, sì, che sì, ha detto. Sì, sì. Cioè, quello. Questi, se vendevano bene, se non vendevano, l'avrebbero fatto uguale. Sì, l'avrebbero fatto uguale. Rovazzi, se non vendeva, stava ancora su YouTube a fare cosa, no? Però poi c'è musica, c'è musica, c'è composizione, questi sudano, è vero, i concerti della gente che esce sudato, e non perché balli come Madonna, no, ma capito? Non perché balli e fai la showgirl, perché lo suonato showman. Per 2 ore e mezza come perché un dannato, perché sulla batteria te stai a spaccare i muscoli, perché la chitarra è fenomenale, la batteria, c'era già Phil Collins? Sì, lui entra al secondo disco, ah sì, ma quindi era comunque
Un terzo disco duro. Era ancora in disparte, però, perché sì, questo era il batterista del gruppo. Questo forse è uno dei primi dischi di rottura di Peter Gabriel. Sì, assolutamente, poi... gli altri non più canzoni. Sì, cioè, no, ma anche di rottura dal gruppo. Ha iniziato la rottura dal gruppo, sì. Quando poi gli hanno chiesto di essere un po' più commerciale, lui non ci è riuscito. No, dopo The Lambs Lie Down on Broadway, no, non ce la faccio. Non ce la faccio, non ci riesco. Non riesco a entrare in queste... E poi per un po' ha scritto il tasterista Tony Bennett. Senti, ti fanno una domanda. Dimmi. rapida. Sì, Beatles o Rolling Stones? Beatles tutta la vita. Ah, quindi sei Beatles, sì. Sei cattivo ma buono tu. Sono fregnone. No, no. No, sono cattivo buono, sì. Sono più McCartney che Lennon. C'è mia moglie che dice: quando le mie figlie mi dicono ma quel gruppo vintage, i Depeche Mode, datemi una katana. Sì, c'è capito? E già stiamo parlando di Depeche Mode, però, esce l'ultimo disco, cioè sembra che non è appena uscito, sì, tra l'altro un disco di uno spessore incredibile, sì, veramente così, non l'ho sentito, gran disco. Torniamo indietro tutto. Che c'è un sacco di gente che ci ha detto: allora, adesso ho riconosciuto la voce, dice Roberto, Celebrimor nel gioco La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, per PC e PlayStation. Sì, ho fatto adesso un altro pezzo, non so se lo posso dire, l'ho detto. Vabbè, Celebrimor. Non te denuncia Celebrimor, nessuno, secondo me. No. Alessio, ho visto che hai doppiato anche nel telefilm tedesco Anna Winter Il Nome della Giustizia. Sì, una cosa che ho fatto un po' di tempo Aspetta, fa. Questo lo metto io, ti è. Dai. Ah. Come mai nei Teen Titans, nella nuova serie, non fai più tu Cyborg? Perché sarò invecchiato. No, non è una può battuta. Succedere, eh? Anche perché magari l'ha preso un'altra società, ha cambiato le voci. Può essere questo, però non so neanche che. Non sapevo neanche l'esistenza di una nuova serie. Tra l'altro adesso Cyborg nella nuova serie di Teen Titans lo doppia Mino Canapio e lo fa sembrare il maggiordomo della data, vabbè, però se l'hanno distribuito vuol dire che sì, no, funzionava, per carità. No, allora, il video si è bloccato, è tutto nero, Andrew riavvia tutto quanto perché qua noi usciamo puliti. Fa ancora cagare l'acustica del pala... Del pala Eur, si chiama adesso. Sì, sì. Sì, allora, questo te l'hanno già chiesto. Volevo porvi una domanda sulla radio. Perché non metterla su FM? Perché costa tipo 20.000 euro al mese. Ma adesso posso dargli anche un paio d'euro. Ma non ci arriviamo con la colletta. Allora, non capisco Andrea perché non va. Va a tutti, quindi è una questione di... È andata bene. Grazie. È riuscita a tirarla fuori. Poveri figli nostri. Rovazzi, vedi, che siamo sempre dei... Rovazzi, sì. Grazie. Allora, magistrare il Gau Auron in Full Metal Panic. No, raga, veramente, sembro matto. Gauron in Full Metal Panic. Non me lo ricordo, sinceramente. No, ma ragazzi... Mi informo, vado a vedere. Poi magari l'hai fatto in quattro turni, capito? No, ma non me lo ricordo, sinceramente. Sì, ma però puoi averlo fatto ma in quattro turni. Ma cos'è, un cattivo che si mangiava qualcuno? No, diteci qualcosa. Datemi notizie. C'è chi adora Gabriel, meno male, perché veramente non puoi non adorarlo. Bravissimo. Uno dei più lavori, dei tanti lavori che hai fatti, Luther. Ah sì, Luther l'adoro, mi è piaciuto. Uno dei più bei lavori che mancava una giunta. Sì, grazie mille, anche io lo penso. Anche tu lo l'attore pensi. L'attore è straordinario. Tra l'altro, come dico sempre, quando l'attore è bravo, la nostra vita è facile. Capito? E quando doppi qualcuno che non è bravo. Quando ci sono le tinche che veramente... Oppure quando doppi in italiano. Vabbè, io là devo dire che lo stiamo passando tutto, perché merita sto pezzo. Sì, bene, merita veramente. Tanto mancano due minuti, ormai lo passiamo tutto quanto. Certo, ci stiamo sentendo tutto quanto. Allora, io gli italiani fortunatamente li avorro. Sì. Ma a volte si dovrebbe dire, raga, vedo piano. Sì. Ve prego. Anche quando li vedi in onda, dici? Sì, no? Solo quando li vedi. Quando li vedi in onda, sì. Poi doppiarli non ci vado, perché personalmente... O chiami noi, se vuoi, perché te devo doppiare un italiano. Sì, però sì, recitare. Vabbè, lì ti mettono la faccia, è più giusta la sua della tua, però certo, fa il pia uno che recita. È possibile che non c'è una faccia giusta per quel ruolo, ma tutti quelli che sanno recitare. Gli americani belli sanno recitare, alcuni, no? Sì, giusto? Alcuni, non tutti, eh. No, non tutti, assolutamente. Non tutti. Sono quelli che non sanno recitare vengono in Italia. Vabbè, dai. È vero, era beautiful. Era vero. In Italia fagli attori. Sì, sì. Però in Italia, cioè in America, ci sono degli attori brutti, ma sono belli perché sono bravi. Sì. In Italia non c'è ancora questo. Non c'è ancora questo. Togli Elio Germano, che per me è un fenomeno. È strepitoso. Mamma mia, è bravissimo. Però è vero, si fa il casting sulla faccia e non sulla recitazione. Tanto poi dici, magari sei doppio.
No, ma non lo so, ormai lo sai che non si doppia più. Sì, lo so, ma il problema è che poi li senti anche parlare a volte. Eh sì. Ed è un problema per me, fa male. Fa male a chi ascolta, a tutti, chi ascolta fa veramente male. Fabio dice, c'è qualcosa che avresti voluto fare ma che non hai potuto fare? Questa è marzullissima questa domanda. Io volevo diventare medico, però non ce l'ho fatta perché poi ho scelto di fare l'attore. Ti piaceva? Era la tua vocazione? No, pensavi per laureare. Arca miseria, e poi ho mollato tutto. Stavo in tournée 6 mesi, tornavo a Roma, dovevo fare dagli esami. L'ultimo esame che ho provato, pensavo di sapere tutto, sono andato lì. Arrivo la settimana prima, è patologia medica, 3000 pagine. Pensavo di sapere tutto, giuro. Vado lì. Ma che lingua parlano questi? Quelli che stavano là, sì, che sentivi. Quelli che venivano interrogati all'esame. E lì ho capito che forse dovevo fare. Era il caso di fare una scelta? Di fare una scelta di campo. Sì, sì, continuate a informarci sulla partita della Roma perché Roberto, sì, grazie, è interessatissimo. Ah, che volevo fare anche il calciatore. Sposare una velina. Che schifo. Però ti saresti divertito. No, mi sarei divertito a giocare. Torniamo in diretta, sono finiti i Genesis. Se Dio vuole. Senti che roba. Genesis, The Musical Box. E invece l'abbiamo mandata tutta, Roberto, perché questa è una canzone che non la puoi interrompere. Sì, non ci ho avuto il cuore, grazie. Non ci ho avuto il cuore. Chiedo scusa. Anche perché nel frattempo è fuori onda e potete trovarlo. Avanti. Voi che siete in radio lo potete trovare sulla pagina di Facebook Radio Cigliano, ci sono i fuori onda e noi continuiamo a chiacchierare, ma potete anche trovarlo sulla pagina YouTube di Radio Cigliano, dove sarà online appena finita la diretta, fra un paio d'ore il tempo di caricarlo, in HD. E la pagina YouTube di Radio Cigliano, io ve la faccio anche vedere perché vi voglio dimostrare. Vedi? Mica siamo ecco, dietro. Questa è la pagina YouTube di Radio Cigliano, vedete, ci stanno gli ultimi video, ci sono i dopo cena, c'è tutto quanto. Andate sulla pagina di Radio Cigliano, sulla pagina non si dice mettete il like, ma si dice iscrivetevi alla pagina di Radio Cigliano su YouTube. Okay. Stiamo diventando parecchi, vedo che sta crescendo il contatore, lo vedo adesso dopo tanti giorni, veramente siete veramente tanti. Andate a iscrivervi perché trovate tutti i video di tutte le trasmissioni di Radio Cigliano. E dopo, questo è da non perdere, mi raccomando. Perché, mi raccomando, non andate via, ma passa la palla. ormai tanto che ce frega. Mentre invece, visto per dovere di cronaca, questa invece è la pagina di Facebook di Radio Cigliano, potete andare su questa pagina, mettere un like, mi piace, trovate tutti i video anche qua, ma soprattutto trovate anche il live, lo vedete, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, il live. Potete cliccare qui su questo play enorme che vedete qui a video e ascoltare la diretta sempre. Le canzoni, la rotazione delle canzoni senza pubblicità. Volete una radio con della bella musica senza pubblicità? Ascoltatevi Radio Cigliano. C'è anche un'app, perché tu ce l'hai l'app? C'è l'app di Radio Cigliano. E adesso guarda, vado subito. Prendi subito il tuo telefono e te la scarichi. Cioè, sì, no, perché certo. Potete andare, se avete iPhone, iOS o Android, avete l'app sia per Google Play sia per App Store. Potete andare lì, cercate Radio Cigliano, vi scaricate l'app, ve la mettete sul telefonino, costa un po' di giga se siete fuori, ma se siete in wifi non vi costa niente e c'è musica 24 ore al giorno. Sì, infatti lo faccio, giuro. Mi raccomando, eh. Ah, aspetta, stavo leggendo. Leggi. Cazzo Draghetti meraviglioso. E questo va bene. Una voce unica per te, va bene pure questo. Peccato che Michael Rooker non l'abbiano fatto doppiare a lei come in The Walking Dead. Ok, lei è mia sorella, nel senso, dammi del tuo non lo sapevo. Perché poi non è che sappiamo le cose noi. No, ne siamo abbastanza fuori, poi anche tu ti conosco, insomma, quindi sì. C'è gente che sa vita e morte e miracoli di quello che farà l'attore suo per i prossimi 50 anni. E che si informa circa. Invece io so veramente tremendo. Dice, questo l'hai fatto tu. È un nero. Ah, sì. Ok. Sì. E là, sui neri, diciamo, ho già capito. Hai grande possibilità di farlo. Ma guarda, siamo insomma. Io bambini che vedo che leggo qua. Sta qui, grazie, tra l'altro. Stefano. Allora, cadenza perfetta, dice Carl. Robby, la Roma vince 1-0 fine primo tempo. Grazie, Laura. Evviva, c'è Laura Boccanera anche qui in chat, grazie Laura di essere con noi e ci piace cazzeggiare insieme. Siete in diretta su Radio Cigliano, sono le 21.56, dopo cena con Roberto Draghetti questa sera e stiamo cazzeggiando insieme, ma l'ospite d'onore della serata è lui, è il padrone di casa, quindi mi raccomando, domande, fate quello che volete, sbizzarritevi, siamo qua per rispondere a voi. Racconta qualcosa di tuo che vado a prendere sigaretta. Ecco, vedi, me molla, è proprio quello che ho detto, forse se tenevi la cuffia è meglio.
perché si altrimenti mi trascini dietro tutta la radio. Allora, vi ricordo gli appuntamenti di Radio Cigliano. Faccio l'istituzionale mentre non c'è Roberto. Oggi è giovedì, quindi sabato alle 16 in diretta su Radio Cigliano. Trigusti si smeglia che tu, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida. Ricominciamo il nostro cazzeggio, le nostre sfide musicali di gusti e di tendenze alle 16 su Radio Cigliano. Martedì prossimo alle 22, 4 pm ora di New York, 22 ora italiana. Du Gusti si smeglia che One, speciale New York, la nostra traversata oltreoceano per andare a sfroculiare un po' gli italiani che sono oltreoceano, facendogli sentire un po' di musica italiana sulla radio più ascoltata dagli italiani all'estero, Radio 1 New York. Giovedì prossimo, dopo cena con, di nuovo qui con altri ospiti, quindi restate sintonizzati. Mercoledì saprete chi è l'ospite della prossima settimana. Io non torno, giuro. Lui non torna no, più. No, torno volentieri. Ah, beh, sei tremendo, veramente tremendo. Ho mangiato la pizza gratis. E fai, infatti, c'è la pizza. E ti stanno incensando come se non ci fosse domani. No, ragazzi, siete deliziosi, veramente. Va bene. Quindi mi raccomando, chi è che dice Anna Chiara? Dice Ricciolone, ce l'ha con te, me sa, eh. Ciao Anna Chiara. Sì, volevo farmi la piastra, poi ho deciso di non farla stasera. Vabbè, di non stirare. Nicolò, buonasera ragazzuoli, grazie. Altra domanda a Robby. Quale film come con protagonista Mickey Rourke avresti voluto doppiare ma non hai potuto fare per varie motivazioni? Sai che c'è. A me Mickey Rourke toglie in Sin City, che forse è bravo, ma fa se stesso, quindi è sporco, non si capisce niente di quello che dice. È grosso. Prima non lo doppiavo perché ero giovane e lui era più grande di me, e l'ha doppiato Tonino Accolla, l'ha doppiato un bel po' di gente, sì, Francesco Pannofino, sì, che per me ci sta benissimo anche lui, fra l'altro. Film suoi particolari, togli com'era, 9 settimane e mezzo. Sì, 9 sì, settimane e mezzo. Ti sarebbe piaciuto farlo? Ma no, ma neanche tanto, sì, per vederlo sì. Però insomma non è proprio che mi faccia impazzire. Allora, in Sin City mi sono divertito invece, molto, per me molto bravo, e azzeccato il personaggio. Fra ti faccio vedere che un nostro ascoltatore ti ha mandato la foto di un cattivo che hai fatto in Cobra 11. E quello è la bomba. Tu hai fatto la bomba? Sì, sì. Posso dire, ma non... Come fai a ricordare? Come faccio a ricordare? Cioè, quanti cobra hai fatto? Tu continui a fare 310, no? L'unico 300, sempre quello, sempre quello. Ha stroncato tutti i partner. Fedele nei secoli come i carabinieri, veramente. Ha stroncato tutti i partner. Tutti quanti li ha stroncati, morti, sì, tutti morti. E fare un episodio, allora, un personaggio di puntata. Non ci possiamo ricordare i personaggi, esatto, di puntata. Ti chiedo scusa, grazie. Te capita ogni tanto di vedere una cosa e dire, ma quando l'ho fatta? Guarda, è una cosa che a me capita spessissimo. Ti dico, un po' di tempo fa stavamo davanti al divano e guardavo un film e mia moglie stava sonnecchiando e io facevo zap con la TV, mi fermo su una scena e fra me e me dice, ma io sto film l'ho già visto, e lei che dormiva mi fa, guarda che quello sei tu. Cioè, per farti capire, cioè non me lo ricordavo sinceramente, perché magari ci sono delle cose che fai lunghe e te le ricordi. Quando fai le cose che fai brevi, anche bella magari. Anche sicuramente anche bella, non lo metto in dubbio. Però poi come te la ricordi? Non te la ricordi, almeno noi. È come te lo sì, è impossibile. Questo è il cattivo, non è episodio... sempre quello di prima. Ah, sì. Il gol l'ha fatto Palmieri. Che partita stanno vedendo? Emerson, si chiama Emerson Palmieri, se non ti vorrei dire. Oddio, si chiama Emerson Palmieri. Chi è che l'ha scritto? Non lo so, non si è firmato. Ecco, meglio. Su Facebook, su WhatsApp, c'è anche un WhatsApp, è 328-7948-796. Mandateci le vostre foto che volete che mandiamo in onda per commentare e per dare anche un volto ai nostri amici che ci stanno guardando. E noi vi manderemo il nostro selfie di giornata che produrremo tra poco. Il nostro? Selfie di giornata. Selfie di giornata, bene. Ti piace? Oh. Quindi mandateci, grazie, le vostre. Allora, che firmatevi su Facebook perché non sappiamo. Ciao, potevo prenotarmi per il selfie di giornata. Sono Ettore. Tra poco lo produrremo, sì, e te lo manderemo. E prenotati. Allora, bene. Tu sei uomo. È già qua, ragazzo. Ragazzo, giovane. Giove. Tu sei uomo di mare o di montagna? Bella domanda. Direi di mare. Di mare, sì. Anche se poi adoro la montagna, è strano, però è. Allora, tu puoi fare un'unica vacanza all'anno. Un'unica vacanza al mare. Al mare. Sì. Non ti fai la settimana bianca e stai a Roma d'estate. No, la settimana bianca, se potessi, mi farei sia quella che quell'altra. Sì, no, ma devi scegliere. No, mare. Mare, decisamente mare. Anche se poi la montagna
quando stai lì dici ma quanto è bella, poi torni al mare, ma che mio... mi guardo sto tramonto al mare con i piedi nell'acqua e stai una favola, veramente una bella cartolina da montagna, come ti capisco bene, anche perché soprattutto noi che in Italia abbiamo sta fortuna di averci il clima buono, le spiagge belle, sì, ma siamo sempre italiani. E quindi? Coglioni. Dici? Non apprezziamo mai? Apprezziamo poco, dai. Che palle, veramente. È vero, dai, adesso sì, non sì, voglio far andare. Ma tutto. Sai, c'è tanta gente che ha le spinte, le Maldive, Barbados, le Seychelles. Ma bellissime, quanto te pare. Sì, sì, ci siamo stati tutti, abbiamo viste più o meno. Però poi vai in Italia e veramente trovi dei posti meravigliosi e strepitosi. Riccardo Rossi dice, uomo! Scemo! Vabbè. Allora, torniamo un po' indietro nei... Comunque, sei un grande Robby, tanti sì, torno, ciao grazie. Da parte di tutti quanti. Draghetti smettila, ti dice Riccardo Rossi. Un telefilm di nome Eureka, te lo ricordi? Sì. Sì, me lo ricordo. È fatto con Renato Cecchetto in direzione alla DAB. Che bravo, eh? Sì, me lo ricordo, carino, divertente. Perché poi noi spesso andiamo ad associare più che l'attore, la storia, la sala il e il cast. Direttore, il nostro. Cast che c'era nostro, che poi siamo noi perché facciamo le colonne separate ormai. Però una volta si faceva così. È un lavoro tremendo. Sì, mi è piaciuto, era carino. Allora, no. Hai fatto anche un vampiro di Vampire Diaries, sì Enzo, l'ho fatto io, ma stasera l'ospite, vi ricordo, ah, io che no, Roberto Draghetti. Allora... abbiamo doppiato il commissario Rex, l'abbiamo sì. detto. Ciao Roberto, buonasera Roberto Martinelli che ciao ci sta Roberto. Seguendo. Continua. Grazie. Grazie di essere con noi. Com'è stato doppiare Eddie? L'abbiamo già detto parecchio all'inizio della trasmissione. Abbiamo sperticato e abbiamo anche avuto un piccolo guarda, aneddoto. Se non hai visto, guardi su YouTube la pagina di Radio Cigliano. Radio Cigliano e vedrai tutta la trasmissione dall'inizio. Dall'inizio la potete già rivedere video. Tutta quanta. No, se vuoi, vero? Seguila lì, ovviamente. Te domani te la rivedi tutta? Ma non farò altro. Tanti turni per vederla. Mentre sto al giro, me la guardo. Vabbè, se mentre sto al giro, lasci scorrere così. Dice, perché ti sei distratto? Perché stavo vedendo come ero venuto ieri. Le picchiate che ho detto ieri sera. Andiamo con un terzo pezzo. Il terzo pezzo che hai scelto. Ah, beh, questo è bellissimo. Ah, questo è proprio bello. Questo è un pezzo strepitoso. Un'altra rottura per me. Di che tipo di rottura è? È che passavo dai Genesis e tutto comunque, non ti dico vattato, però cosa, a qualcosa che era all'epoca si chiamava hard rock, adesso è diventato heavy metal, non so come. Ed era, non so che pezzo da dove l'hai preso, però il disco si chiama Made in Japan. Sì. Ed era un pezzo strepitoso per me. Bello, forte, pompato, cattivo, sudato, cattivo. Cattivo, vero? C'era la cattiveria della musica buona. Sì. C'era la cattiveria con della musica buona. Batterista fenomenale che teneva il tempo per tutta quanta. Gli altri cinque facevano come cacchio gli pareva. Bellissimo. Poi. Ma quindi tu eri metallaro? No, mai stato metallaro. Metallaro poi si parla dopo, no? È più tardi, sì. No, un po' però più tardi. Per esempio, volevo mettere anche un pezzo degli AC/DC. E i CDC. E accompagnai mio fratello che ha 10 anni di meno di me a Nettuna per il concerto e io facevo anche lo schizzinoso, ma avevo questi deficienti heavy metal così m'ha portato a casa lui, m'ha riportato, non volevo andare a fare la groupie sotto il palco strappare le vesti, no, poveri gli altri figure. Però mi era piaciuto tantissimo, quindi la musica che spinge, che pompa, a me piace. Ti piace, eh? La poi da lì a essere metallaro ce ne passa, però il vigore della musica, sì, questi che la musica maschera quando sì. Bello, sì, bellissimo. Sì, e allora ascoltiamocelo in diretta, questo è un pezzo veramente storico. Questi sono è un pezzo del 1972 e chi ha una chitarra e non ha mai fatto questi intro veramente si è perso qualcosa della tutti vita. Tutti l'abbiamo fatto. Tutti l'abbiamo fatta, veramente, anche io che non ho mai strimpellato nulla alla chitarra. Deep Purple, Smoke on the Water, selezione di Roberto su Radio Cigliano. Poi c'è st'attacco, porca miseria. Senti tutto. Senti, prendere i piatti, provi a farlo. Io, vabbè, sono impedito, d'accordo. Ma tu suoni qualcosa? Suonavo la chitarra, poi ho provato a suonare il basso, poi una pippa, sì, la chitarra. Suonicchio la chitarra. Un po' la Pete Best, insomma. Sì, ma neanche, diciamo. L'hanno cacciato ancora prima. L'hanno cacciato prima. Perché tu avevi fatto, c'avevi un gruppo, qualche sì, cosa. Sì, ho messo su un... alle medie, con Marco Bresciani, ti dico poi chi c'era, io e... non mi ricordo poi insomma Fabio sono noi i compagni di classe delle medie facevamo qualcosa sì, di cover ma di cover facciamo questa ma senza se ricontavano ancora prima di morire questa. Facciamo solo questa male quindi come più per divertirsi tu. Per sì, cazzeggiare insieme un cazzeggio puro non c'era. Quanto
il fuoco musicale. Quando ci divertivamo. Non ci pensi, eh? Vabbè, sì. Vabbè, senti un po', ma tu come vivi la musica oggi? La musica nel senso con i mezzi moderni? Io so che tu sei poco moderno in questo. No. Sì. C'è, o sì, sei rimasta al CD? No, per esempio, per assurdo, mi piace un pezzo di David Guetta, un come no? Guetta, non so. Che mi piace moltissimo. C'ha un, che si dice, riff per fare i figli di chitarra, che penso l'abbia preso non so da dove, perché è identico a qualcosa che ho già sentito. Però sì, perché lui campiona molto. Sì, campiona molto. Però fatto bene. Non so come dire. Ben arricchito. Poi lui rimixa e quindi fa delle rivisitazioni di pezzi, che no? Te copre tutto, sì. Quindi ti scordi un'aura nuova su dei pezzi vecchi. Sì, li porta in auge. Mentre gli anni, cioè, quando ci fu la musica elettronica, per andare, io lo odiavo la musica elettronica, anche se ci sono dei pezzi belli, figuriamoci. Ma era musica elettronica. Ma che facevi? Facevi musica elettronica, cioè era una sperimentazione anche schiacciavi quella. Schiacciavi il tasto. Sì, però era una sperimentazione. Il primo sintetizzatore, quando è arrivato, tu ti ricordi la canzone da fatto con la tastierina Casio. La tastierina Casio, fatta con quella. Sì, era una sperimentazione. No, ma era geniale. Sì, capito. Era un'altra rottura. Era una rottura, un altro punto di rottura. Era una rottura che a me probabilmente non mi ha preso. Non ti ha preso quella. Era una rottura non suonata. Sì, certo, poco, non era suonata, era tutta di studio, era tutta di elementi, tutto però insomma i sintetizzatori, e poi per esempio i Depeche Mode sono il re della musica elettronica. Però no? Si sono poi evoluti negli anni. Sì, certo, c'è stata evoluzione. Hanno imparato a suonare. È vero, hanno imparato a suonare. O suonare meglio. Sì, perché poi all'inizio era battere sulla batteria, sì, e andare dietro. Mentre poi invece esagonali. Quelle finte, no? Sì, le batterie finte, quelle elettroniche. Spesso non credo anche che suonassero veramente. Ma no, sì, loro sì, no, loro sì, altri no. Sandy Martin che suonava. Sandy Martin è tornata a Ibiza. Infatti, tra l'altro ha aperto un bar della Madonna a Ibiza. Sì, perché tu spicci ha guadagnati con Piccolo Pro Ibiza. Cioè, Cecchetto poi quando li lancia bene. Ci sa fare, ci sa fare. Ci sa fare veramente. Però io ti chiedevo un'altra cosa: il mezzo elettronico per la musica, cioè tu hai Spotify, iTunes, senti musica sul cellulare. Sento musica sul cellulare e scarico su Downloader, una cosa del genere. Sì. Ti dico che pezzo ho scaricato, voglio dire. Vabbè. No, però Rovazzi. No, Rovazzi. C'è un limite. No, penso per assurdo, ho scaricato, togli più o meno le cose classiche che sentirete anche dopo. Poi mi sono scaricato Neck, un paio di pezzi. Mi piace. Perché no? Miley Cyrus. C'è una canzone che mi piace. Il fatto di poter avere tutto quello che hai, cioè prima dovevi andare alla Feltrinelli, dovevi andare da Ricordi, capito? Sì, sì. Dovevi andare a comprare i dischi. Sapevi che uscivi un disco, c'eri la fila fuori. Oppure c'era quel disco, oddio, c'ho il motivo, ma non mi ricordo qual è. Ma adesso con Spotify, con Shazam prendi. Ma spesso e volentieri lo faccio. E certo. Non si caga, però. Non ti riconosce un cazzo. No, ma che sta lì. Sì, però quello. No, su quello è un'utilità incredibile. Sì. Ecco, vedi, questa è una cosa di cui mi potrei avvantaggiare. E mi fa piacere dirlo. Però è vero, lo vedo anche dei figli, cioè che loro scaricano la qualsiasi. Certo. Scaricano dei Beatles, meglio dico io, a cose più recenti. Ma servirà qualcosa, l'indottrinamento materno, sì, scusa, che cavolo. Così. Però quindi voglio dire, è ottimo, anche perché hai accesso a tanta musica, gratis. Se non è poco, è vero. Per un ragazzino di 15, 16, 13. Con lo spottino radiofonico che insomma, sti cazzi, insomma, sì, ma ci mette lo spottino in mezzo, va bene. Ma quello è il minimo, veramente. No, è bello che ci sia tutta sta situazione di... Chi c'è? C'è Domitilla! Viva Depeche, ciao Domitilla! Viva Depeche, veramente! Quanto ci abbiamo? 40 secondi? Vediamo una domanda un po' vecchia. Eri molto bravo su Django, dice Riccardo Rossi. Questa Riccardo, è una cosa vostra. Vaffanculo. Questa è una cosa vostra, infatti immaginavo una cosa di questo tipo. Grande, Ricky. E Gio Barbera dice sovrintendente Chalmers. Okay. I Simpson. Sì. Vabbè. Skinner Mondini. Ciao Ste. C'è una curiosità tecnica di Francesco che però diciamo adesso che rientriamo in diretta, perché i Deep Purple hanno finito di... Ciao Deep. Che bel pezzo, vero? Beh, Robert? Bellissimo. È veramente bello questo. È un pezzo che non può non esserci nella libreria personale, secondo me, di una persona. No, assolutamente. Ma anche della, io spero che anche i giovani adesso, non dico li riscoprano, che chi se ne frega. Però avere anche il gusto di sentire cose vecchie. Quando eri con ragazzini, mio padre c'era la voce del padrone, per dire, la musica classica. E invece adesso c'è la possibilità di sentire musica che è anche
come la vedo io, è attuale anche adesso. Sì, 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 ha avuto una storia, ha avuto una storia di evoluzione. Puoi vedere, ti puoi veramente fare l'evoluzione della musica in qualche ora su Spotify, per esempio, scaricandoti e cercando di capire come si è evoluta nel corso di 10-15 anni. Come si è fermata anni. Anche, perché sì, fermarsi ogni tanto ti fa pure bene. Cioè, vedere che poi torni indietro su certe cose rifatte in maniera... da 2017 ovviamente, certo però valide, per questo dico non è male. Sì. Tanti cuori e tanti thumb up, come li chiamano gli americani. Bravi, allora americani. Una curiosità tecnica legata al mondo del doppiaggio chiede Francesco: una volta impostata la dizione, occorre poi ripetere periodicamente degli esercizi per mantenerla la dizione? Sì, se non fai questo lavoro, se non fai questo lavoro assolutamente. Direi poi di sì, se vai in sala sei costretto a fare una sorta di è un allenamento sul campo, no? Sì, è un allenamento sul campo. Sì, sì. È un po' come se io dico sempre, è una stupidaggine, quando viene l'idraulico a casa mia e cambia il flessibile sotto, che si è rotto il flessibile sotto al lavandino, e mi chiede un'ira di Dio, per la quale per mi rendo conto che noi prendiamo poco come nel nostro lavoro. Io dico sempre: che magia che ha fatto quest'uomo. E per lui è stata una sciocchezza. Sì, lui l'ha fatta a occhi chiusi, mentre per me è veramente una magia, ha fatto un qualcosa che io non so fare. Quindi è un po' in tutti i campi, no? Se tu sei bravo con Excel e lavori con Excel, sicuramente sai le formule, sai i tasti, sai le combinazioni, io non li so, e lavori anche meglio. Io, figura. Sì, capisci, tu Excel manco. Excel sono due lettere. Excel. Allora, Roberto, ha doppiato anche il film La maleducazione di Pedro Almodovar. L'ho doppiato e sono uscito dalla sala che piangevo, nel senso, perché era talmente era tosto un prete pedofilo, due categorie che, con cui non leggo molto, certo. Ovviamente una, ma anche i preti non mi ci trovo granché, e quindi tosto, prete, da fare. È tosto. Sì, perché poi l'emozione ce la mettiamo noi, non è che non ce la mettiamo. No. Poi non ce la mettiamo in tutto, ci sono delle cose che non ce le ricordiamo per niente. Però alcune poi cose lo facciamo anche con un occhio solo, con una gamba sola. Sì, per però forza. Pedro Almodovar, quello poi con Francesco Vairano in direzione, che è un grande direttore, per sta me, sempre sul pezzo, veramente. Non puoi sgarrare. Se quello piange, devi piangere. Devi tirare fuori l'emozione, devi tirarla fuori veramente. Altra domanda a Roberto: è AC/DC o Metallica? AC/DC tutta la vita. Si deve essere dei geni per scrivere una canzone quando ti si brucia la sala di registrazione. Credo qualcuno sta parlando di qualcuno di questi gruppi che forse hanno incendiato. Carl, diccelo. Diccelo, perché non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, vi è mai capitato di piangere? Suona molto bene il citofono. Grande Silvio. L'ha appena detto Roberto. Vi è mai capitato di piangere veramente durante il doppiaggio? Sì, l'ho appena detto. Sì, tra l'altro, a me è capitato anche di emozionarmi, nel senso che alla fine dell'anello, che è ok, buona, anello 40, e di dire: mi date 20 secondi? So 20, non è che so di no, più. No, non puoi. So 20, anche, ma no, so 20 più. Perché poi siamo anche capaci a farlo. Sì. E quindi in 20 secondi usciamo completamente dalla cosa. Però ci sono dei momenti, guarda, nei quali. A me mi è successo una settimana fa, ho fatto una scena di una serie, Code Black, e ho pianto. Mm. Ho pianto perché era una scena molto toccante, non è che vado sulle corde della mia vita, ovviamente, però certo. Era talmente entrato, cerchi di entrare col personaggio in quello che dici, e ho pianto. Sono uscito dalla sala che piangeva ancora. Ci succede, non è un... bello, ma sicuro che zero vergogna, nel senso, no, che porca miseria, vuol dire che ci sei entrato dentro veramente, che gli hai dato di moltissimo, veramente. Non è un tanto. Incensarsi, vuol dire che stiamo cercando di fare il nostro lavoro al meglio, poi se ci riusciamo bene. Carlo dice: i Tangerine Dream. Sì, me li ricordo. Te li ricordi? Sì, assolutamente. Vive De Pesce da parte di Domitilla. Ciao, quando canto i Led Zeppelin su Shazam mi esce sempre Peppino Di Capri. Questo succede a volte. Quando Shazammi che ma esce... è facile perché è molto simile. Sì, musica. Proprio è la stessa Champagne, melodia. E lo stesso... Black Dog sono proprio simili. Per brindare all'incontro... E sputa sangue. Sì. Una domanda: come fareste, dice Lavinia, se vi capitasse di doppiare un film horror ma voi non reggete il genere? Non parlo di gusti cinematografici, ma proprio lo stare male nel vedere questo tipo di film. Parlo perché io non guardo questo genere proprio perché lo schifo. No, io ce l'ho questa cosa. Ah, tu sì, io no. Io sì, perché io ho il terrore delle iniezioni. E ho fatto il provino di IAR. Il provino di IAR, c'era questo dottorino, il dottor Carter appena arrivato, che doveva prendere una vena e non la prendeva.
e non riusciva a prenderla, quindi continuava e ne prendeva un'altra e si vedevano le immagini. E io a un certo punto ho visto, perché poi lo guardi, ho visto la scena e mi sono crollato sulla poltrona e ho detto: e io mo come la faccio sta scena? Però l'hai vinto il provino. Sì, l'ho vinto il provino, devo dire, l'ho vinto il provino. No, non ho però problemi, a meno che non ci siano scene veramente forti su bambini o cose del genere, lì ho allora fondamentalmente noi abbiamo, se noi abbiamo un vantaggio in questi casi, quando ci sta qualche cosa, a me io non mi spavento, però insomma quando ci sta il pezzo, che sale la musica, che c'è il momento di tensione, esce quello e uccide accoltellando, non è che te dà fastidio, però insomma dici: perché devo zompare mentre sto lavorando? Mi faccio mettere lo stem. Che cos'è lo stem? È la colonna dialogo originale pulita senza nessun effetto, senza nulla, non c'è la musica, non ci sono le porte che si aprono, non ci sono i colpi di pistola, non c'è niente, non c'è nulla, non c'è nulla assolutamente. Sì, quindi quello sai che esce, quello anzi, però diventa molto più asettico, non diventa ti dà fastidio, asettico, sì, diventa, senti esattamente l'attore come ha recitato in presa diretta senza essere stato alzato, abbassato dal mix e tutte queste cose, quindi riesci a lavorare meglio. Io faccio in questa maniera quando non voglio zompare sul allegio. Metti muto. Sì, metti muto, perché lo vedi che sale la musica, metti muto. Metti muto. Tanto so dove va a finire. Sì, tanto devo urlare, fammi vedere come urla. Ok, l'ho visto, facciamolo. Sulla bocca. Allora, sì, ti metti così, no? La mano davanti. Allora, Benjamin ci saluta perché deve andare. Ciao Benjamin. Ciao Benjamin. Fan sfegatato degli AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, Quiet Riot e Black Sabbath, dice Andrew. Bravo. E anche Carl a Filadelfia, il lavoro lo chiama perché è giorno. Ciao Carl, a Filadelfia. Ciao Carl, buona America. Cosa ne pensi di Jamie Foxx, dice Carmelo? La tua voce lo rende ancora più bravo, un saluto e poi ti aggiorna sulla Roma. Grazie, potevi aggiornarmi prima. Senti, no, che ne penso? È un grande attore, molto bravo, molto duttile, grazie di quello che hai detto, ma come diceva prima Alessio, ha la voce abbastanza simile alla mia, è bravo, gli vado appresso, devo recitare in italiano poco, quello che vero? Ha già fatto lui. Ci vuole poco, sì. Poco magari no. Però è molto più facile. È più facile, veramente più facile. Allora, grazie Valentina di essere con noi. Anche Barbara, Isabella Marucci, ciao Isabella. Grazie a Maria Grazia Napolitano. Grazie. Francesco, Elisa, Giuseppe. Due Giuseppe sono entrati a salutarci e ci stanno seguendo. Allora, ciao, io adesso Giuseppi. Faccio quello che dico sempre: mi faccio un pelo di affari vostri e vado a vedere chi di voi ha condiviso il video su Facebook. Ci prendiamo. Tantissime condivisioni, voglio ringraziare per le condivisioni Luigi, grazie mille, Laura Boccanera, grazie Laura, grazie Massimiliano che ci ha condivisi, maledetta, vero? Monica e anche Lavinia e Giovanni, Andrea, grazie per la condivisione, grazie a Tilio, mio compagno di classe delle elementari, grazie a Maurilia, sì, che ancora mi segue, capito? Incredibile. Bravo. Grazie a Valeria, grazie molte, e anche a Francesco e Antonio e Fabio. Grazie per le condivisioni anche a Gianluca e a Franca da Torino. Grazie a Tiziana, la co-conduttrice di Trigustis, is meglio che tu, grande amica mia. Grazie anche ad Anna Isabella. Ciao Isa. Anche Ombretta ci ha condiviso. Ciao Ombretta. Ciao anche a Leila, a Fabio. Roberto ci ha condivisi. Benjamin Franklin, che adesso è andato a dormire, ma perché i presidenti degli Stati Uniti si devono svegliare presto la mattina. Certo, però lo so, sono cose che succedono. Grazie che anche, presidente, vai. Sì, grazie anche a Riccardo. A Paolo, a Vale, a Luce, è sparito tutto, se n'è andato tutto quanto. Vediamo se riesco a riprendere sta cosa, perché Facebook, io devo prendere Zuckerberg. Tu conosci Zuckerberg, sì, no? Sì. Grazie anche a Isabella, sì, è venuto a cena da te, sì. Tacci sua, se lo prendo lo ammazzo, perché se me lo dicevi. Fa veramente delle cose che mi mette in difficoltà mentre sto facendo la radio, e non dovrebbe facilitarmi il lavoro. Zucchi, fa la finita. Allora, sì, infatti, porca miseria. Allora, abbiamo salutato anche Luce, anche Sergio, anche Giuseppe, grazie per la condivisione, anche a Katia e anche a Michele, altro Roberto, grazie, anche a Laura, amore, ciao, e anche a Federico ci ha condivisi, e anche Alessio Cigliano, pensa, ha condiviso, che bello, è uno che mi stalka da morire. Ma continui. Sì. Condivido da tutte le parti, mi stalca da morire da anni, veramente non so che fare, non riesco a liberarmi da di lui solo. Sono le 22:20 in diretta su Radio Cigliano, in diretta su Facebook, su Radio Cigliano Dopo Cena con Roberto Draghetti, su Facebook i fuori onda di Dopo Cena con Roberto Draghetti. Sembra la stessa cosa e quasi lo è, quasi lo ma è. Non lo è. Senti, mi spieghi questa? Allora, Roberto, che ne pensi? No, questa, viva lo...
Viva lo stem. Ah, gli stem, scusa. Francesca, Francesca poi. È d'altronde, ciao, pronto. Allora, Joe dice: com'è stato doppiare Benicio in Paura e Delirio a Las Vegas? Bello, molto bello, bellissimo. Ho perso anche la voce, guarda, se vuoi una nota. T'ha ammazzato? T'ha massacrato? Sì, mi ha massacrato e quando quello urlava che era, si era fatto di tutto, la ghiandola pineale, mi ricordo cose del genere, un pazzo scatenato e tu gli devi andare appresso. Sì, e quindi è stato tosto, anche perché lì quando urla quello non potevi farlo col portato che fingi, devi urlare. Devi urlare. Ho perso la voce per due giorni. Grazie a Francesco Vairano e ringraziano sempre, fra l'altro. E qui c'è un altro Francesco invece che ci dimostra con prove tangibili come Moro, come il rapimento di Moro, no? Col giornale. Col giornale, cioè. Adesso si fa col tablet, tablet. Praticamente vedi che cambia la vita. E ci dimostra Francesco che mandiamo in diretta adesso che ci sta seguendo su Facebook. Grazie, grazie, grazie Francesco. Mandateci i vostri selfie, contro selfie, al più 39, non serve perché siamo in Italia, 328-7948-796. Mandateci il vostro contro selfie. Tra un po' produrremo il selfie di giornata e ve lo manderemo di risposta al ai Facebook. Ci piace questa cosa. Così, ci piace essere un po' glamour, un po' scicchettosi. Allora, hai fatto il doppiaggio di Desperate Housewives, sì. Il marito di Lynette Scavo, ciao, dice Pasquale. Sì, ciao, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto. Grazie dei fiori. E alcuni non si. Ci sei riuscito, bravo. Altra domanda: sei mai riuscita ad incontrare un attore da te doppiato e ammirato? Leva ammirato, parlami solo di doppiato. No, non ho mai incontrato nessun mai attore. Incontrato. No. Vabbè, perché poi non è così semplice. O vengono e siamo alla premiere anche noi. No, oppure poi anche quando sono venuti non ci sono andato io. Ci sei andato te. No, sì. Sì, vabbè, che chi se ne frega, voglio dire. Non sei andato con il regista Torino lì, sì, a far sentire la voce? Sì. Senti, questo sono io. Con registratorino, sì, però non col televisore, con registratorino, che è stato eccezionale veramente. No. Bravissimo in Collateral. Ah beh sì, Jamie Foxx è stato Jamie Foxx, uno dei primi, il secondo di Jamie Foxx con Sandro. Senti, ti faccio una domanda che tra un po' ti faranno: com'è doppiare perché la fanno sempre, com'è doppiare sempre lo stesso attore, cioè no, doppiare quell'attore e seguirlo nelle varie evoluzioni che fa? È bello se l'attore è bravo e fa una bella evoluzione, è divertente tanto. E chi è quello che si è avuto più evoluzione? Guarda, io spesso e volentieri ho fatto Jamie Foxx, anche se un paio di film non li ho fatti, e è sempre molto differente. Mi è dispiaciuto non fare come si chiama, Ray, la vita di Ray Charles, perché poi ho perso il provino e l'ha vinto Pino Insegno, un altro caro amico, abbiamo lavorato insieme una vita, e lì era molto molto bello farlo perché ripercorre tutta la vita di Ray Charles ed è un fenomeno, perché non era sempre lui, non è che hanno usato uno per i 15 anni per arrivare ha fatto il trasformista, quindi si è trasformato tenendo la voce giovane quando era giovane, e ho fatto anche un buon provino, devo essere sincero, però succede, lì mi sarebbe sono piaciuto che farlo succedono, perché lì era eccezionale per me, molto molto bravo. E quindi vederlo, seguirlo e fare anche... Adesso è uscito un altro fatto dove fa un gangster, insomma, un poliziesco. Bravo, bravo, però non è che c'è un'evoluzione dei paesi polizieschi. Quello sarebbe stata una bella prova d'attore. Quella sarebbe stata una vera prova d'attore. Sì, una bella prova d'attore, andargli dietro e seguire la sua prova d'attore. Sì, sì, assolutamente. Che non è male, assolutamente. E Vale dice: Ciri ciao Miticus Kazuya, che credo di essere io. E Robby, anche stasera il vostro affezionatissimo alieno intelligente di quartiere preferito. Grazie, abbiamo l'alieno intelligente di quartiere che ci segue. Sono contento. E Pino Insegno, ex collega della sorella di Roberto, giusto? Sì, lui. Parli della premiata ditta. Della premiata ditta. Noi abbiamo fatto compagnia, io, Pino, mia sorella, Ciufoli, Tiziana è entrata dopo. Per 10 anni ci chiamavamo l'Allegra Brigata. Prima eravate all'Allegra Brigata. Quindi, calcolo, giocavamo a pallone contro io e Pino Insegno. Lui stava al Kennedy, al Morgagni. È più grande di me, ma giocavamo contro. Quindi, ed è più forte di me a pallone. Sono anni, veramente. Sono pure troppi. Ma fuori ancora prima, sono gli scout insieme. Puoi immaginare. Ciao Daniele Altomonte. Dunque, vedi che entrano e escono, e questa è la cosa bella, no? Si entra e si esce dalle dirette. Mentre noi siamo qua, sì, gli ma amici non dato entrano. Per notizie della partita. E sarà ricominciata anche. Sì. Ma allora, senti, lanciamo un altro pezzo, nel frattempo ci informiamo sulla partita. Dobbiamo andare con il numero 4. Cioè tu non hai portato pezzi da 30, da 20, hai portato tutti no, i pezzi io da 90. Volevo mettere questa sfumi quando ti passo 3 minuti, dai. Sì, questa. E questa che cos'ha per te? E questa che cos'ha per me? È stato
tante cose, è stato rompere un muro. È stato veramente rompere un muro, sì. È stato un pazzo di... Tu li hai mai visti dal vivo loro? Sì. Dove li hai visti? Li ho visti al Flaminio. Era uscito Animal un po' di anni fa, che c'erano i maiali che volavano, non so se sì, 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 sì. Mentre purtroppo non ho visto l'ultimo di Roger Waters, che ha rifatto The Wall, che mi ha detto Nanni Baldini, che è stato meraviglioso qui al... sempre al Flaminio, no, all'Olimpico. All'Olimpico, immagino, al Flaminio era piccolo. E pensare che sto matto si è scritto quasi tutto lui e Roger Waters. Il disco, perché sui suoi ricordi da bambino, sui suoi traumi col padre, che era un militare, tutto quanto, ha tirato fuori un album che è spettacolare. Quindi spettacolare. Loro sono il muro rotto. Il muro rotto, loro hanno rotto quel muro, poi non a caso quel muro di Berlino è crollato subito dopo. Sì, infatti. Cioè, subito dopo. Dieci anni dopo, insomma. Dieci anni però, dopo, però. È stato quello. È stato prodromo, sì. Una parte iniziale. Può succedere. Può succedere, può succedere. Esatto. Avete capito di chi stiamo parlando? Come si fa a non conoscere questa intro, veramente? Pink Floyd, The Wall, selezione di Roberto, quarto pezzo, in diretta su Radio Cigliano. Da di qualcosa, no, ma che gli devo dire? Non c'è un pezzo, non so, io ce l'ho qua davanti la scaletta. No, ma vado sul banale. Guarda, magari, forse la numero 3 è quella che sulla quale ti chiederò un po' di più, perché non anticipiamo. Non c'è stato, non anticipiamo, però ti chiederò un po' di più perché forse è fuori dai canoni. Non volevo quella, ma non mi è venuto in mente altra. Ah, volevi una sua, ma non volevi questa. Alcune che poi legate a qualcosa di mio, insomma, momenti miei, non per forza. Quello deve essere. Mentre questo qui è un po' il sunto in qualche maniera. È stato banalità. Segnato il secondo gol. Chi? Diteci chi. Mi raccomando. Dzeko, c'è scritto. Dzeko, ok. Ed era una pippa, dicevano. Allora, Stefano ci dice, ma 30 o 30? Perché all'Accademia di Doppiaggio ho imparato chiuso. Hai imparato bene. Sì, ma noi non stiamo facendo doppiaggio adesso. Allora, ci stanno due categorie di doppiatori. Ci sono due categorie di doppiatori. Quelli che doppiano nella vita e quelli che doppiano alle Gio. Fortunatamente io e lui siamo... Sì. Due che doppiano al leggio. Sì, ma per cioè voglio dire. È come se un chirurgo va a casa e opera la moglie. Voglio dire, ma no, il chirurgo ha finito. Il manovale si mette a costruire dei muri dentro casa. Che cacchio. Allora lascia un attimo da parte. No, si dice 30 e continua a fare la cadena. Sì, 30 mi fa anche un po' schifo, se fa devo cagare, dire. Fa cagare. Sì. Tutti i numeri sono stretti. Aspetta, oggi che cosa avevo? Oggi avevo una cosa pazzesca. Vabbè, non mi ricordo. Sempre vabbè, colonna, sai queste cose qua. Vabbè, la colonna, giallognolo. Giallognolo e le amanti. Rebecca. Elisabetta. Aspetta, sì. Chi le dice? Ma cioè, Stefano, eh? Stefano, mi raccomando, Stefano. Stefano. Se lo senti dire da uno che non sia magari del nord, che ha la calata differente, insomma, le ho differenti. A Roma, se uno dice Stefano, è imbecille per me. Sì, è come se ciao, dici, Rebecca, come stai? Rebecca. E poi il bello è quando la abbreviano gli americani e devi dire Becca. Becca. Ciao, Becca. Ciao, Becca. Ma te tiro una cosa. Cioè... Non lo di più. Non me lo di più. No, infatti, non ci prova più. Bene, i fuori onda di dopo cena con Roberto Draghetti. Avete Roberto sotto mano? Domande. Fate quello che volete, perché Roberto è spiritosissimo. Riccardo Suarez. Ciao, Robby. Ciao, Rick. Ciao. Allora, Roberto ha doppiato anche qualche videogioco. Quali sono le differenze e le difficoltà nel doppiare videogiochi o film? Ma guarda, sono due cose diverse. Sono cose completamente differenti. Il videogioco, in teoria, potresti nel limite dei tempi dirla come ti pare. Sì, in teoria. T'assicuro di una cosa, è una rottura di palle doppiare di videogiochi per me. Sì. Poi dipende sempre da che videogioco fai, perché tu c'hai dei file, tu vedi, non vedi niente, quasi spesso le battute le fai senza vedere le scene, alcune sì, ma sono poche rispetto alle battute che dirai, quindi sono anche ripetitive. Ma tu ne doppiati mai gli animatic, non so come si chiamano, quelli quando c'hanno la faccia con i punti? No, quelli no. Non li hai mai fatti? No, i videogiochi no. Con l'attore che poi verrà reso, sì, videogioco. Verrà reso videogioco? No, quello non mi è mai capitato. Là mi è capitato a me. È capitato? Sì, con i punti, con le cose, cioè, con la faccia. Allucinante. È allucinante veramente, perché poi io doppio quello, ma poi hanno fatto, cioè diventa un doppio passaggio, un triplo passaggio, no, di ma, quelli... E poi la differenza è che loro... Gli attori li mette tutte quante, poi li costruisci. Loro la dicono come gli pare a loro, fondamentalmente. Sì, fondamentalmente. Non sono legati a un copione preciso e perfetto. Quando devi dire 50 volte, prendete quello, poi no, prendete quello. Prendete, perché sono varie fasi del gioco. Sì, che niente scemo. Torniamo in diretta.
The Wall, ci siamo distratti nei fuori onda, another brick in the wall dei Pink Floyd, e l'abbiamo appena sentito su Radio Cigliano. Stavamo parlando dei videogiochi, cioè delle differenze che ci sono nel doppiare. Allora, detto e premesso che l'impegno è uguale da parte nostra, sia che doppiamo un cartone animato, che doppiamo un telefilm, un film, perché poi l'impegno è quello, li seguiamo e cerchiamo di farlo meglio possibile. Bene, meglio o peggio, indubbiamente, però sì. Cerchi, se ti piace questo lavoro, perché farlo cerchi male? Di farlo bene, perché farlo lo devi fare male, non c'è motivo veramente. Ma detto questo, i videogiochi sono un po' complicati, perché sono a complicati, volte te li fanno doppiare sulla onda del Pro Tools, sul diagramma. Tu vedi l'onda, devi attaccare con lui, finire, poi la spostano e devi essere nei tempi esatti, sì, sì, della battuta, perché non arriva nulla, non arriva il video, non arriva niente. Sai più o meno come dire, senti l'originale, sì, come l'ha detto. Senti l'originale e gli vai dietro, lui però alza un po' il tono, lo abbassa, ma non vedi le facce, quindi è un po' un doppiaggio, un po' la radio, sì, un po' la però radio. Con un obbligo che senti questo che parla sotto. C'è il canovaccio ben preciso, la radio, sì, sembra, infatti, sbacchi se vuoi. Se vuoi sbacchi, infatti. Però ciao Stefano, grazie di essere con noi. Allora, quindi i videogiochi sono complicati per quello, poi stavamo raccontando, mi è capitato a me di doppiare dei pre, prima che venga fatto il videogioco, viene chiamato un attore, gli vengono fatti i punti in faccia per poi riprendere nel videogioco i punti della faccia, del rifarli viso, precisi del viso, e si fa anche un qualche volta nei film, lo troviamo anche nei film quando doppiamo i preliminari. Sì, oppure quando vedi che hanno lo sfondo verde, lo sfondo questi verde, si muovono come sì, deficienti, e tu doppi dei deficienti. No, vabbè, ma l'ho raccontato e ormai non c'è neanche più segreto, perché non siamo più vincolati da nulla, perché il film è uscito. L'ultimo Star Trek che ho fatto, c'era una scena in cui c'era un enorme... Tu vedi Idris Elba, è vero. E ci stava un enorme capannone, Spock che parlava in mezzo, tutto vestito e tutto compito, che faceva la battuta, e accanto a lui ci stavano tre giraffini in calzoncini corti con la cuffia e il boom, così che gli prendevano la cosa. C'è stava uno appeso per aria con le corde e lo schermo verde in fondo, e in mezzo tutto il catino di quello della troupe, la borsa di quell'altro, cioè, se lo facevano in camerino la stessa, sì, cosa. La stessa cosa, i fari tutti a vista, e poi cancellano tutto. Evidentemente è molto più semplice adesso con l'elettronica cancellare tutto e rifare tutto, sì, sì, piuttosto che montarlo, fare la scena vera, veramente. Oppure quando ti capita di vedere dei preliminari in cui ci sta la scritta sotto, si vede un'antenna parabolica, toglierla. Ah, sì, sì, è vero. Capito? Perché magari stai facendo una cosa in costume, in campo il microfono, ci sono, leggi delle cose sottoscritte che sono assurde. Queste le condizioni spesso e volentieri, come dove noi lavoriamo. Noi abbiamo il finale, forse lo vedremo mai. Sì, forse mai, veramente. Forse mai. Ci arriva un rullo dall'America a settimana, ne arriva un altro, poi stai per incidere. No, dobbiamo fare dei rifacimenti, il primo rullo abbiamo fatto una settimana fa. Sì. Perché? Perché è arrivato il finale, è arrivato il final del final, mi hanno detto. Sì, il final del final. Il final del final. Praticamente noi lavoriamo su dei preliminari, che sì, sono dei montati abbozzati. Il montaggio è quello, però le scene sono tutte da raffinare, ma devi cancellare tutto, devi sistemare, le luci sono sbagliate. Oppure il regista ha deciso di dare quella scena e metterne un'altra. Cioè, oppure il mio personaggio parla, poi va di spalle e si sente che la voce di spalle non è più quella del mio personaggio, ma è quella dell'attrezzista che ha dato la battuta, no? Sì, perché non c'era. Quindi tu che c'hai l'originale, ti dicono no, devi aderire all'originale, per carità, aderisco assolutamente, e poi dici scusa, ma devo fare così qua la battuta? Perché sento... Allora vieni da sta parte! Perché senti proprio una voce diversa, ma no? Dici, ma che scusate, ma che mi avete mandato per doppiare? Ci trattano un po' male, come quando io adesso ho fatto un film che era tutta una scritta. Tutta una scritta in barre che giravano, tutte scritte, non duplicare, chi duplica muore, capito? Delle cose scritte che veramente... E io però dico, scusate, la bocca dell'attore dove sta? No, non siete più adesso. No, è lì in primo piano. Sì, nero su nero, sì, spesso. Visto che... È tutto il problema del nero su nero. E se becchi... sì, e se è incazzato, che quindi non ride, non si vedono i denti, sì, non vedi niente. Niente. Non niente. Vedi niente. E poi comunque, poi doppiandente. Che è doppiato il canino? Sei corto, perché ho visto un flash bianco, quello è il dente sicuramente. Non ho capito. Sta fermo, non te muovi. Veramente assurdo. Amici, siete tanti, veramente okay, tanti scusate. Oggi. Allora, i videogiochi ne abbiamo parlati. Siete Zoticoni, Valeria Vitale, grazie. Grazie, Vale. Il chirurgo va a casa e opera la moglie, abbiamo fatto ridere Anna. Altra domanda a Robby: quale film ti avrebbe fatto piacere interpretare in qualità di attore?
L'attimo fuggente. Mamma mia. Oh, bello, dai, professore. Okay. Volevi fare Robin Williams? Beh, che è stato a fare? Cioè, ragazzino. Io ho fatto delle cose nell'attimo fuggente, volevo fare ragazzino, ovviamente. Vabbè, tu sì, l'hai fatto. Vabbè. Come è stato doppiare un orco come Garrosh Malogrido? Aspetta. Garrosh Malogrido. Ah, è sempre un videogioco, o sbaglio? Dimmi di sì, ti prego. Bello. Aiutateci. Bello, no? Chi è che l'ha scritto? L'ha scritto Andrea. No, l'ha scritto Angelo. Angelo. Bene. Garrosh Malogrido. Giuro, Angelo, scusami. Sono cose che succedono. Ciao, Francesco Stefano. Dice: Roberto, ti ho apprezzato molto sul simpaticissimo Tom Jones di Affare Fatto, dove lavori insieme al mitico Alessandro Rigotti. Vi siete divertiti nel doppiare questo prodotto? Ah, ho capito, no, perché ho letto, scusa, Tom Jones, sì. Sì, no, mi diverto, sì, quello sì. È uno dei pochi reality che è divertente, è tutto costruito, tutto finto. Sono quelli che vanno a comprare i box che lasciano. Ah, ho capito. O i container, quello che capito. E ovviamente i due protagonisti che vanno a fare quello grosso tatuato. Che strano che fai quello strano, grosso tatuato. Incredibile. Pensavo facessi quelle febbriche. Però è bianco. Ah, vabbè, è una chicca, una nota di colore. Di decolore. Sì, di decolore. Cioè, aprono questi box che tu dici, aspetta, mi serve. Trovano delle piscine gonfiabili da 50 metri. Perfette. Sì. Quello che spara le cose pure. Quelli abbandonati, i box sì, quelli che non... abbandonati. Ho capito. No, Overcraft, hanno cioè... Sì, sono veri. Infatti sono verissimi. Però allora, sono carini di divertenza. Signore e signori, vi raccontiamo una cosa, un piccolo, vi sveliamo un segreto della televisione. Quello che voi vedete al 99,100% è falso. Non è proprio vero, guarda. Ok, è tutto falso. Sì. C'è un copione scritto da un autore che si mette lì e scrive il copione, perché per fare qualche cosa e investire dei soldi nella televisione nulla può essere lasciato al caso. No, assolutamente. Ok, quindi anche... anche i Masterchef, sì, capito? No, è tutto vero. È tutto vero. Tutto il vero. Grande Fratello. È tutto vero. Sì, sì, l'isola, sì. Ma stai scherzando? Ma che scherzi? C'hanno l'albergo a 5 stelle dietro, fuori campo. Sì, appena... c'è qualcuno che non riesce a dimagrire, eppure non mangia niente. Porca miseria. Poi qualcuno si scava, va bene. Direi. Però voglio dire, qualcuno la va a fare come dieta. Stefano dice: noto le difficoltà, ma allora adoro immaginarmi in una sala di doppiaggio. Per ora è ancora un sogno, ci sto mettendo tutto me stesso. Essere come voi è un'utopia. Noi prima di essere come noi non eravamo come noi. Noi probabilmente siamo ancora noi, ma facciamo sì, un lavoro. Infatti, cioè, è un lavoro. Sì, ricordiamoci che questo. Siamo dei fortunati. Sì. Questo possiamo dirlo assolutamente. Sapete perché? Perché è un lavoro bello, è un lavoro veramente bello. È un lavoro che, come abbiamo detto, è catartico, ti dà la possibilità di esprimerti, sì, tutto quello che ti pare. Vi garantisco che ci sono dei giorni, io sono stato male, ho dovuto recuperare, e tu sai che cosa significa, no, quando stai male e devi recuperare infatti, i turni. Non si augura mai a qualcuno di stare male, ovviamente. No. Ma nel nostro campo sembra una scemata, veramente. Abbiamo delle consegne talmente rapide, talmente per il giorno prima, sì, che non ti puoi non permettere puoi stare di stare male. Mi è arrivato un SMS, purtroppo. Vieni con la febbre, e ho detto no, non si può fare. È geniale, capito? E comunque, cioè, impestaci tutti, sì, impesta. Porta bacilli, ma no, muori, parla, ma vieni. Muori, tutto più muori dopo. Se c'è 39 e mezzo, che prendi la macchina e vieni, ma non parlo. Fai il turno, puoi pure morire, guarda, sì, infatti, l'abbiamo fatto. Succede. Purtroppo è quello. Allora, scusa la domanda, seguendo gli animi che doppiato mi piace informarmi soprattutto sul doppiaggio, ma quando vi capita di doppiare dei dialetti, visto che la dizione è alla base del doppiaggio, come fate? Parli nel dialetto che sai fare, se ti serve. Beh, sì. Cioè non è, calcola, difficilmente in un film americano usi dialetti, si usa il siciliano e il napoletano. Usa il siciliano perché devi fare i mafiosi, sì, per il o mafioso perché è una convenzione, sono molto, sì, è una adesso. Convenzione, però è difficile che vai a fare doppiaggio parlando il romano, bolognese, milanese, siculo, nei film italiani, nei film italiani, nei film italiani o nei film che lo faceva, era anche una sua particolarità, se vuoi, Tonino Accolla. C'è. Lui si divertiva a fare i personaggi invece di caratterizzarli con la F, cosa, metterci i dialetti, era, sì, proprio una sua gioia, un primato, può piacere, sì, può non piacere, personalmente, sì, a me non è che piaccia molto. Però come si fa? È un gusto che ognuno come c'ha. Si fa quando lui in originale parla un dialetto importante che fa parte della storia, cerchi una sporcatura, nel dialogo, bravissimo, una, sì, sporcatura parlando, sì, italiano con un modo di parlare, non un accento ma una sporcatura che metti dentro per differenziare il personaggio da quelli che stanno intorno. No, sai, è una tattica del doppiaggio. Stavo pensando,
spesso e volentieri gli americani sulle commedie, non dico sui film, diciamo classici o meno, parlano come mangiano loro. Sì, esattamente. Ti capita spesso anche a te che tu senti un nome, Jared, detto da uno, un altro dice Jared, sì, un altro dice Jared, perché magari uno viene dal Texas, uno viene dalla California e lo dicono come gli pare. E dice come gli pare. Sì. In italiano non lo puoi fare fondamentalmente. Sì, perché poi se è Stefano, capito? Non è che poi di a Ste. Sì, Ste. Capito? Sì. Ma non è che dici Stefano, Stefano o Stefano, o capito? Stifino. Sì, perché Stifino, Stifino, perché dici Stifino? Dici Stefano. L'italiano è una lingua un po' più rigorosa. Sì, è rigorosa. È rigorosa rispetto. Poi. E quindi noi dobbiamo trasporre mediare, in italiano mediamo quello che succede lì, però in italiano. Sì, e non possiamo fare che arriva uno dal sud dell'America e parla calabrese. No, capito? Non va bene. Perché il sud c'è la Calabria, c'è la Sicilia. Sì, infatti, capito? O viene dal Canada e allora deve essere, sì, deve parlare così, capite? Deve parlare in questa maniera. Quindi abbiamo questa maniera che è un'artefazione del doppiaggio che funziona nel 99,9% dei casi. Sì, no, ma lo sfrutti, ecco appunto, nelle... Il mafioso, cioè sì, i vari cliché che si creano di volta in volta. Se mi metto a parlare romano in un film, diventi bombolo immediatamente, non funziona, capito? Sì, però ci sono state delle critiche fatte, se ci pensi. Certo che adesso il doppiaggio è fatto solamente per Roma. È fatto è vero, per Roma perché la cadenza che gli diamo è una cadenza un po' più romana. Certo che se dai una cadenza anconitana a una battuta, esci dal coro. Se gliela dai romana, è brutto, no, dirlo stoni. Sì, stoni. Però romano è diventato quasi, è come il toscano fondamentalmente. Il toscano, sì, parlano italiano. Ci hanno sbrindellato le palle con questo, però è vero. È verissimo, porca miseria, è verissimo. E spesso e volentieri c'hai un po', ed è forse anche un difetto, non lo so, questa calata romana. Cioè, non dici R, dici R. Oh. Sì, vabbè, no, non esageriamo. No, adesso non esageriamo. Non esageriamo. Un'antichia abbiamo esagerato. Però, insomma, e qui c'è Lumière. Guarda che bello, Lumière che ci sta seguendo. Siamo una trasmissione anche felina. Bello. Capito? Bello che ciao Lumière. Ciao Lumière che ci stai seguendo. Mandate i vostri scontro selfie 328-7948-796 che li mandiamo in onda. E fra un po' adesso produrremo il selfie di giornata. E c'è anche Roberto che ci sta mandando il suo selfie. Vediamo di centrarlo. Eccolo qua. Questo è il selfie di Roberto che ci sta seguendo. In cuffia. Siamo sullo sfondo, quindi è vero. Ah, o è un montaggio. Fanno il San Valentino. No, grazie, no, Roberto, vero, grazie Roberto di seguirci. Ci piace darvi un nome, ci piace un volto, sì, sì, no, associare. Grazie per la foto, almeno sai, sì, con chi parli. Sappiamo con chi parliamo, è veramente bello. Cartabello mentre tu ti fai la canna. No, beh, mentre ho appena letto 3-0 Dzeko. Allora, selfie ci chiede, Michele ci chiede il selfie. E questo è Giuseppe che ci sta guardando. Tra l'altro, vedi che cosa ha fatto Giuseppe? Si è messo in penombra per guardarci ancora meglio. È molto sexy. È vero? Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe di essere, grazie, con noi, di essere a Dopo Cena Con. Sono le 22.44, stiamo cazzeggiando amorevolmente con Roberto Draghetti, che questa sera si è prestato a venire qui in radio e a cazzeggiare un po' tutti quanti insieme. Mi sto divertendo molto, grazie. Ma no, vabbè, che è carina. Ti faccio la solita domanda che faccio a tutti quanti. 8 pezzi ti ho chiesto. Sì. Difficile selezionarne 8? Sì. Solo? Sì. Sì, perché ce ne sono molti di più. Sì, ne avresti tanti. Cioè, tu hai fatto una scrematura e ne hai scartati alcuni? Sì, ne ho scartati tanti, perché poi mentre ne dici uno te ne viene in mente un altro, legato allo stesso periodo, o qualcosa che ho risentito, o canzoni che non ho messo, che ci sono canzoni blues che adoro, però ho detto ma no. Non era, forse non era proprio il caso. Sì, no, poi non mi fate rompere le palle, insomma, fondamentalmente. Sì, è difficile, non è facile per niente. Perché? Poi dopo che ho detto questo, però potevo dire, sì, infatti. Ah, ma perché non ho messo? È perché la gente, devo dire, è venuta qua, pochi amici sono venuti dicendo che era stato semplice andare su 8 pezzi. No, c'è chi ogni tanto mi rimanda, poi li corregge, li ricorregge. Sì, no, perché la voglia di correggere ce l'hai, sì, sicuramente. Sì, certo. Però ho detto, sono venuti questi di getto, quindi vuol dire sono quelli che comunque quelli c'hai che ti sono più usciti dentro. Prima, quelli che c'hai più dentro. Io voglio ringraziare, non ci resta che nerdare, che è una pagina che ci sta seguendo, bellissima, bellissima, grande, che ci ha condivisi su...
il video di Facebook di Radio 1 New York. Ringrazio anche Andrew per la condivisione. Vi chiedo di nuovo e vi esorto, se volete ovviamente, perché è la maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità e si fa conoscere, a proprio raffreddato, a condividere sulla vostra pagina Facebook il video che state guardando, che state vedendo adesso su Facebook. Per voi che invece che siete su Spreaker non potete condividere niente, ma potete continuare ad ascoltarci e avete il privilegio di ascoltare le canzoni pulite, cioè senza nessun tipo di interruzione e di incursione da parte nostra. Chi dice bene, diciamo. Chi dice bene, vero? Dammi il quinto pezzo. Il quinto pezzo è L'hai Modesto. Scelto? Sì. È il penultimo, vero? Sì, sì, penultimo, perfetto. Scusa. Oh, vabbè, allora pure qua c'è poco da dire. Anche di questo gruppo ce ne sarebbero tantissimi, veramente tante, fuori. Tante. Però questo è quello che... Questa è la loro canzone, il loro inno. Il loro inno, la loro canzone di protesta vera, sì, no? La Bloody Sunday, sì, è stato veramente una cosa importante nell'Irlanda del loro, Nord. Parlano della loro terra. Di casa loro, sì. Parlano di casa. Un po' come Lando Fiorini parla di Roma. Esatto. Senti quanto sono buoni sti cornetti. Sono cerbiato. Quindi è questo, perché loro sono stati l'espressione del combattimento della loro nazione, della loro terra. Sì, assolutamente sì. Poi c'è il video fatto, non mi ricordo in che posto, sempre lì, che è meraviglioso, è di loro come suonano e si vivono con la canzone. Sì. Sembra di stare sulle barricate in qualche maniera. Eh sì, sembra di stare veramente in guerra, sembra veramente, sì, di, sì, stare, veramente, di essere lì presente. Ha segnato un'epoca. Avete capito di che cosa parliamo, eh? Porca miseria. Questo è un altro pezzo che ha fatto veramente la storia della musica internazionale. Signore e signori, alle 22.47, dopo cena con su Radio Cigliano, quinto pezzo di Roberto Draghetti, gli U2, Sunday Bloody Sunday. E questa è un'altra di quelle canzoni che secondo me parte, sì, sta lì sotto, sta piano piano e poi monta. Perché lievita. È questo bello della partitura musicale, secondo me. Le canzonette c'hanno questo, che c'hanno e la strofa, il riff, sì, capito? Sì, e non monta niente. Per banalizzare sono banali. E soprattutto cos'è che la fa montare? L'urlo del, sì, cantante o della cantante, vero, no? Verissimo, le corde vocali delle cantanti, mentre questi fanno montare anche con la musica. Ma questi ti fanno crescere, non so come. Sì, è vero. Ti portano appresso. Ti portano dietro. E non sai mai dove arrivano, fondamentalmente. Porca miseria, è veramente un pezzo straordinario degli U2. Io li chiamo due, me li perdonate? Sì, no, tanto figurati. Allora. Si può sapere, ma sapete perché? Perché è noto che i doppiatori, bene o male, sono sempre gli stessi. Posso dire una cosa? Anch'io chiamo sempre lo stesso idraulico, però. Quando mi ha fatto bene un lavoro, dico, perché deve farlo? No, ogni tanto a me capita di cambiarlo, l'ho cambiato ultimamente. Perché ti ha fatto male il lavoro. Esattamente. Se noi facciamo male il lavoro, vi assicuro che non ci sentite più. Però posso dire una cosa, non sono neanche tanto d'accordo che chiamiamo sempre gli stessi. No, neanche io, sì, certo. Vabbè. Voglio dire, guardate che siamo tanti. A un buon livello, mi ci metto, come ci metto tutti e due. E ce ne sono tanti. È vero, c'è magari poca crescita, poca gente che si presenta a determinati livelli. E quindi per comodità, spesso e volentieri, vai sulle voci di cui ti fidi, sì, di cui sai che è un prodotto. E guardate che non è facile, porca miseria, non è facile soprattutto adesso. Quando ho iniziato io, che ho iniziato dopo di te, anche se sono più grande di te, ma io vengo da un altro percorso. Da un'altra estrazione, un altro percorso, ovviamente. C'era meno gente. Quindi anche per chi entrava in quel momento, farsi strada, imparare dai bravi, dai maestri, era più facile. E quindi c'era una crescita graduale. Adesso tanta gente, forse troppa, si affaccia al doppiaggio. Ci sono troppe scuole. Ce ne dovrebbe essere una, due, ma vere, ufficiali, non so vere, no, perché le altre sono finte, bene, ma fatte bene. Sì, fatte bene, sono d'accordissimo con te. E purtroppo, se ci sono 10 scuole a Roma e ci sono 10 studenti a scuola e ogni 6 mesi vengono messi sul mercato, quante persone sono che vengono a infoltire un mercato saturo di queste persone, perché ce ne sono stati altri 106 mesi prima?
altri 1000 tre anni prima. Sì, e poi non per togliere facile, niente, perché c'è del gente che anche esce dalle scuole che poi, per carità, va benissimo, funziona assolutamente. No, no, non lo dico, no. Noi stiamo sul pezzo da 30 anni, 35 anni. È come a dire che il chirurgo che arriva a 60 anni, a 55 anni, via, mettiamoci dentro un giovane, perché sicuramente largo ai giovani. Largo ai giovani, sì, largo ai giovani che si fanno strada partendo dalla gavetta e che salgono se meritano. Per carità, se salgono meritano. Poi c'è anche il problema che il chirurgo, piuttosto che non mollare lavoro, lavora fino a 90 anni. Sì. Questo è sbagliatissimo. Anche il doppiatore. Ma anche il doppiatore. Che dice, ma posso fare i ventenni? Ok. D'accordo, però bisogna porsi comunque personalmente dei limiti, ok? Sì, è vero. Bisogna sapere che abbiamo dei limiti, bisogna sapere. Io quando mi dicono, non hai doppiato quell'attore che doppi sempre tu, e forse era il ruolo nel quale io non avevo le corde per doppiarlo, o perché non è detto, che, che ha scelto un altro, vedeva meglio quell'altro. Vedeva meglio quell'altro. Fa parte del sono del cose mestiere, che succedono. Ragazzi, sarebbe bello avere sempre la stessa voce, oppure un solo doppiatore che doppia un unico ruolo tutta la vita. Se mi date 200.000 euro a film, io tranquillamente faccio solo quello. Ma dormo anche in sala, non perché è insomma anche quello c'è bisogno di dirlo. Roma 3-0. Sì, ho letto. L'hai visto, ho fatto bene. Roma 3-0. Sì. Torniamo in diretta con la musica, stavolta prima che ci fregano, come ci hanno fregato i Pink Floyd. Sunday Bloody Sunday, U2, veramente gran pezzo. Stasera Roberto bello. Ci sta portando la sua esperienza musicale dopo cena con grande perizia musicale, devo dire la verità, perché poi sono abbastanza pezzi, malato sono pezzi. De musica, nel senso sì, mi piace sentirla tutta. È anche giusto, perché non essere malati di musica quando la musica... un mondo senza musica, tu lo sapresti immaginare? No, assolutamente, sarebbe un piattume unico. Cioè, capisco che probabilmente la musica ha sostituito la poesia. Sì, in molti sì, casi, no? Cioè, prima si scriveva Silvia, rimembri a cormo, fai Laura non c'è. Capito? Più o meno uguale, siamo lì. Siamo giocando. Però insomma è un'evoluzione dello scrivere, della scrittura, della poesia, è un'altra novità, sì, che dire, ha preso, che si è arricchita anche della strumentazione, quindi bella. Un mondo senza musica è un mondo, sarebbe un mondo, che ne so, senza colori. Vogliamo bravo fare una cosa... è un po' perché ogni musica ti, non lo so, almeno a me, immagino un colore quando senti la musica, non lo so. Sì, Sunday Bloody Sunday è arancione fuoco, è proprio fuoco, sì. Capito? È un'emozione, i colori sono emozioni poi fondamentalmente, sì. Quindi la musica emoziona. Però stasera emoziona. Tu hai portato dei pezzi finora che virano molto sul rosso, arancione, purpureo. Sì, devo dire la verità. Sì. No, gli ultimi un po' meno, dai. Gli ultimi un po' meno, l'hai buttata un po' più in. Come più in caciara. In caciara sul. No, per il prossimo che arriva è ancora abbastanza sul rosso. Gli altri due poi spiegherò. Spiegherai perché esattamente. Non lo so neanche io, ma lo spiego, me lo invento adesso. 22:53 in diretta su Radio Cigliano a dopo cena con Roberto Draghetti, che ci sta deliziando veramente con le sue esperienze e con tutto quello che. Risponde anche alle nostre domande, quindi mi raccomando, fategliele. Che cosa ci dicono qua sull'iPad? Allora, una doppietta di Jekyll l'abbiamo visto. Sì. Come si fa ad andare in sintonia, che sarebbe sincronismo praticamente, sì, con la bocca certo. dell'attore? E beh, quello dipende molto dalla tua capacità, dalla capacità tecnica che hai, ma anche da un buon adattamento. Esattamente, esattamente. C'è un professionista che scrive i dialoghi, che quindi non fa una mera traduzione. Io ripeto, quando sento dire ma in originale dice così, mi viene un po' la pelle d'oca, come dire, piove cani e gatti. Sì. Per dire, non lo vuoi dire in italiano, non lo puoi dire. Cani e gatti. Ma a parte quello che è una cosa, loro parlano in una lingua che ha degli stereotipi, che ha delle convenzioni, loro. Noi invece abbiamo una lingua che ha altri stereotipi, altre convenzioni e si deve trasporre. Io faccio sempre il parallelismo: Chekhov non lo leggo in russo, lo leggo in italiano. Poi se il traduttore è una pippa, mi perderò qualcosa di Chekhov, ma io non riesco a fruire Chekhov in russo. No, dovresti sapere il russo. Sto bene, doppiando adesso un telefilm poliziesco francese. Io di francese non capisco niente, mi perderei tutto completamente, perché non c'è solo l'inglese. Quando mi dicono tutti sapremmo parlare inglese, nessuno saprebbe parlare inglese, tutti ci perderemmo le espressioni dell'attore perché staremmo a leggere i sottotitoli. Capito? Cioè, fai un lavoro per il quale il film non è stato scritto, non è stato scritto per farti guardare il sottotitolo. Allora che vai a far cinema. Poi ricordiamoci sempre che tutto, anche veramente Masterchef, ma fino ad arrivare a
Antonioni, tutto quanto sono operazioni commerciali. Il regista ha preso dei soldi, l'attore ha preso dei soldi, sì, lo sceneggiatore ha preso dei soldi. Ma c'è sotto comunque un business, chiamalo come ti pare. Sì, poi li chiami film d'autore. Sì, perfetto. Bravissimi, per carità, l'idea ha girato, eccetera, eccetera, ma hanno preso dei soldi. Sì, sì. E chi l'ha prodotto? Soldi. Non l'ha prodotto per mero cinefilia. O quantomeno, non è che solo devo fare st'opera perché sennò muoio. Sì. Ma l'hai fatto perché comunque ci ho guadagnato qualcosa. E per guadagnarci qualche cosa, la maniera migliore per farla è che in ogni paese il film arrivi localizzato. Localizzato, per forza, assolutamente. Ma poi fai un esempio, scusa. Gli inglesi mettono l'aggettivo prima del sostantivo. Sì. Noi non diciamo, difficilmente diremo che bella verde casa. Sì. Ma che dici? Ma siamo. Come parli? Quindi devi dire una casa verde. Sì. E lì sta la bravura dell'adattatore di spostare la frase verde casa, casa verde, sulla bocca di chi stai doppiando, in modo che la frase funzioni in italiano dando lo stesso significato che ha dato l'inglese e dando l'impressione che stia parlando, italiano. In italiano. Quindi devi anche non solo fare traduzione ma sincronismo labiale, quindi devi mettere, se lui c'ha una parola b, non puoi mettere a, ma devi mettere b p m, cioè capita gente che senti pa 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 e vedi sì, infatti, quello è un doppiaggio fatto, quello è un doppiaggio fatto male. Quindi noi lavoriamo bene perché c'è dietro un signor, signora professionista che prende il film, se lo studia, lo traspone in italiano, fa una buona traduzione e dalla traduzione, o contemporaneamente se conosce molto bene la lingua, produce immediatamente la battuta in italiano, che è quello che è importante. Si produce la battuta in italiano, che è diversa dalla battuta in inglese, o francese, o finnico, o giapponese, o quello che vi pare. Dice che ci avviciniamo abbastanza, però come costruzione sono gli spagnoli, ovviamente. Sì. Anche un po' i francesi, Però abbiamo comunque una costruzione simile. I tedeschi... mettono il verbo alla fine, capito? È difficilissimo perché poi accentuano, danno un'accentuazione alla parola e tu te trovi che fai sono andato a casa, sì. Capito? È che postico. Dici ma come faccio a mettere casa su sta, quindi c'è da costruire la frase in maniera che risulti su casa ci capiti, sì, cacchio, sì, capito? Capito? Ci metti una cosa che puoi dargli enfasi. Senso, sì, allora in realtà l'italiano vero si parla in Sardegna, dice Andrea, e ne prendiamo atto. Grazie Andrea. Un saluto a Stefano Mondini da parte di Carmelo. Com'è stato doppiare Adam Baldwin in Chuck? Piaciuto il personaggio? Adam Baldwin in Chuck, me l'ha doppiato Mondini. Io non l'ho doppiato Adam. Ah, non l'hai fatto te? In Chuck no, l'ha detto prima una... Ah, vabbè, quindi si stanno parlando fra di loro. Va bene. Vabbè, ci piace anche questo. È stato molto bravo Stefano. Allora... nel giro di poche settimane, dice Giuseppe, sono passato dal dolce che mi ha detto Claudia Razzi al sexy di stasera con i miei selfie in penombra. Non so cosa pensare, dillo. No, non lo dillo, dico. No, 4-0 stavo leggendo. 4-0, scusami, sì. Giuseppe, stai bellissimo sexy. Allora, c'è anche Achille che salutiamo. E chi se ne frega. Allora, ciao Achille. Adora gli U2 anche Andrea. Qua si parla di calcio. Sì, 4-0, grazie mille. Vi ho seguito per anni, ma com'è nato il fenomeno della premiata teleditta? Ti do il numero di mia sorella. Senti, no, com'è nato? È nato. Hanno formato questo gruppo perché eravamo a cena da Gianni Boccompagni. Stringo veramente molto al volo. E rimase molto colpito da mia sorella, da Ciufoli. E Roberto scriveva con Pino e mancava una donna. Noi stavamo andando in vacanza. E hanno formato questo quartetto che andò a fare Pronto chi gioca, quello con Erika Bonaccorti. Funzionavano, sono molto bravi e sono andati avanti. Con le gambe loro, hanno scritto delle cose molto carine, decenti, molto divertenti, assolutamente divertenti. Sono bravi, è giusto così. Poi c'è mia sorella, che devo dire. Sì, infatti. Tra l'altro, ciao Francesca, ciao, se Francia. Ci stai guardando. Altra domanda al mitico Robby: progetti teatrali nel prossimo futuro? Tra parentesi, dimmi di sì, ti prego. Di sì, nel senso no. No, progetti un paio ci sono, però è... Da vedere, nel senso che non è che dico no, non dico niente per scaramanzia, perché so, non c'è un cazzo da fare quando è così. Tipico. Però guarda, è meglio che non dico perché sennò non vorrei. Progetti ci sono, poi realizzarli è un altro discorso, perché bisogna, almeno io, devo trovare le condizioni giuste di tempo, di voglia e di testo, di compagnia, certo. Se mi piace o meno. Di sì, volentieri te lo dico perché è una cosa che non voglio mollare. Poi se lo faccio a breve o fra un po' di tempo...
vengo qui da Alessio, te lo dico. Ti suggeriscono tutte le volte che gioca la Roma di venire qui. Ma quando io ci vengo, ma stai scherzando? Perché grazie a 4-0 su 4 pallini. Dzeko è un pippone, Dzeko non sa giocare. Tris ha fatto la terna? Sì, ha fatto il Tris. Sì. Va bene. Che allora, quinto pezzo. Sesto pezzo, sesto pezzo. Sesto pezzo vai, sempre sul rosso. Qual è l'ultimo? Sì, l'ultimo. L'ultimo. Oh. Rosso, insomma, non è una delle più famose. No, è vero. È famosa, però ha un inizio che è per me è strepitoso. È bello, ti piace l'inizio? L'inizio è quello che mi ha conquistato. Ti ha conquistato musicalmente? Sì, musicalmente. Proprio musicalmente. Prima delle parole? Sì, assolutamente. Le parole per me vengono, purtroppo vengono dopo. Sì. Le sento sempre dopo. Tra l'altro succede sempre così, no? Soprattutto nei pezzi anglosassoni, francesi. Sì, quello sì. Che là devi per forza essere prima ammaliato dalla musica. Sì, e poi vai a cercare, vai a capire che sta di. Esatto. Quindi questo è un po' il contrario. No, questo è il contrario. Ti è piaciuto l'attacco? È un artista italiano, si scopre subito chi è. Ma l'attacco è bellissimo. E allora senti, sai che facciamo? Per i nostri amici che sono in radio, che sentono pulita la musica, noi glielo passiamo da bianco e senza badare alla intro. Okay. Così fai, perché se la parte che ti è piaciuta è questa quello. Qui, facciamola sentire. Vasco Rossi, Gli spari sopra su Radio Cigliano. Eh sì. Pure questo, porca miseria. Hai capito? Te cresce dentro, te cresce. Vero? Se lo senti proprio. Poi lui canta, però è bravo. Sì, canta, vabbè, ma canta. Poi questo è un pezzo del. Questo è datato 93. 93 questo è un pezzo del 93. Sì, 93. Quindi insomma è un pezzo. È un pezzo bello. Sì, è bello. Sale. Sì, sale, cresce. Sale, cresce che da sì, subito. Perché poi non è detto che uno debba per forza andare sul testo. No. Se questa passava senza voce, sì. Ti sarebbe piaciuto uguale. Ti sarebbe piaciuto lo stesso. Poi lui è Vasco Rossi, quindi Vasco, certo, ci mette del suo, mette alla tutto grande. Tutto il suo. Però se era inglese è la stessa cosa. Io mi sono sempre chiesto, Christian, spero che tu stia ascoltando, i Pooh, se fossero stati inglesi, mi sarebbero piaciuti. E non dico altro. Ci sono canzoni che mi piacciono, indubbiamente. Ma se fossero stati inglesi, lì per lì, mi sarebbero piaciuti. Sì, perché la musica è bella. La musica suonano è bella. Bene. Suonano bene. Suonano sì. Bene. Cioè, suonano bene. Però sei Pooh, che te devo dire? A me mi piacciono fino a un certo punto. Sì. Capisco perfettamente. Questo è il gusto mio. Sì, a volte, poi quando c'era l'esterofilia, no? La voglia di sì. Sentire le canzoni. Perché poi magari i testi italiani sembravano mosci, quello che ti pare. Poi vai a scoprire che sono ancora più mosci sì. Quelli inglesi. Ma solo che non li capisci miseria. E quindi sembrano passano. Sembrano tutti una figata, sì. Sa che dici di bello. Sì. Ma sai che c'era una trasmissione la mattina con la parte dei ragazzi che erano pochissime volte, cioè vado a portare i ragazzi. Sentivo su Dimensione Suono sì. C'era uno che faceva, carinissimo, cantava le canzoni famose del momento, cioè attuali, traducendole in italiano e cantandole in italiano. Ma erano delle cacate estreme. Delle cacate tremende. Ma brutte. C'è anche su Facebook un disegnatore che arricchisce i suoi disegni con la traduzione, ricanta le canzoni tradotte da Google Translator. Pensate che viene fuori. Ma tu devi vedere, che ne so, Crazy Queen, pezzi importantissimi, no? Tradotti con Google, Adele, pezzi che tu risenti, Hello, it's me. Poi la vai a vedere tradotta da Google Translator. Se ci pensi, sarebbe, ciao, dici, sono io. Sì. Voglio dire, non è che sei inventato. Non è che sei inventato, però no, Hello, it's me. La e già te parte. Dici, cavolo, ha detto ciao, sono sì, io. Sì, infatti. Mi ha detto. Da noi l'ha detto Claudia Mori. Ciao sono io. C'era una rima che mio. Non si può dire per voi credenti. Ciao Barbara, grazie di essere con ciao noi. Barbara. Barbarella. Notte a Francesca che mi notte sa che France. Domani. Quanti turni c'hai domani, Francesca? 91 penso. 91 turni. Ma com'è che stavi qua stasera? Avete finito presto? Sì, oggi c'era al quarto, probabilmente. Oggi c'era al quarto. Bene. Allora, torniamo in diretta fra pochissimo su Vasco Rossi. Mi raccomando, 328-7948-796 per mandarci la richiesta del selfie. Io probabilmente non riuscirò a mandarvelo durante la diretta, ma ve lo mando subito dopo la diretta. Perché devo fare, mi sono accorto adesso, l'aggiornamento dell'app e non l'ho fatto. È bello che te l'ho detto. Sta sempre a aggiornare l'app. Aggiorno solo app. Torniamo manca in diretta. Gli altri. Vasco Rossi, Gli spari sopra, gran pezzo però, gran pezzo. Bellissimo. Tu però la schitarrata ci deve stare, eh? Sì, sì, sì. Ci deve stare, la non ci sono cavoli. Sì, sì. È necessaria. Sì, sì, assolutamente. È banale? No, banale, no. È così. Ci sono dei pezzi che magari fanno, che ne so,
Ho sentito qualche tempo fa, mi sono scaricato i Video Kill the Radio Star. Che era un pezzo meraviglioso, fra l'altro. Sempre anni, questi erano anni 80, era 78, 78, sì, 78 sì, o 79. Sì, comunque era lì, quando stava finendo la musica. Esatto. E c'è un pezzettino che fa fine. C'è solo quello poi. Non c'è. Mi piace. E t'ha preso, ti prende subito. Sì, sì, assolutamente. Neck My Sharona, ti ricordi? Sì, porca miseria, c'è l'assolo di chitarra che dura una vita nel pezzo remixato. È strepitoso. È strepitoso. Strepitoso. Bello, bello, bello. E hanno bello. Fatto solo quello. Almeno sì. conosciuto. Sì, che è uscito, diciamo, almeno da noi, sì, è sì. uscito soltanto quello. Solo quello. Veramente era bello, un sì. pezzo meraviglioso. Mm. Anche quello avevo pensato, poi ho detto. Ho pensato anche a Adele. Sì, però vedi. Con un'altra. Hello. Hello. È bella. Bello, però, sì, vabbè, però Duvalle. Sì, allora, è vero. Però... bella musica d'ascolto, quello che te pare. La musica melodica è bellissima, perché sì, in realtà noi in Italia ce n'abbiamo. Sanremo c'erano il trionfo dei melodici, c'è stato tutto. Hai visto Sanremo? Sì, l'ho visto. Non tutto. Ho visto qualche serata. L'ultima, quasi tutta in parte, poi. Girando per casa. Però quindi sei un sanremista tu? Lo ero sicuramente prima. Mm. Prima molto di più. C'era una sorta di routine annuale che ci si vedeva tutti. Ci si vedeva e ci si sedeva. Si votava, sì, sì. E quello era divertente. Davi voti, sai, le cose così. Senti un po', ma tu come te la cavi in cucina? Una pippa. Niente, eh? No, poco e niente. Non sei capace? No, per però fortuna... sei conviviale tu come persona. Sì, assolutamente. Ti piace sì, invitare sì. a casa? Sì, mi piace... Cioè, più casa o uscire? Dipende, sì, più uscire probabilmente. Più uscire, eh? Sì, però a casa poi sempre le persone che inviti. Eh certo. Nel senso, è ovvio che chi inviti vuol dire che gente che conquista che, bene. Che te va a volte invitarla, sono delle certo. occasioni che lo fai perché... per abitudine, perché ti fa piacere che ricambi dei favori e cose, quindi poi alla fine si sta bene, perché comunque se no non ci andavi neanche a trovare. Certo, certo, allora. È ovvio. Però ho la fortuna che Ale cucina benissimo, va bene, bene, bene. E quindi... Tra l'altro, ciao Ale. Ciao amore. No, non ci stai vedendo sicuramente, ma forse ci stai ascoltando, quindi ciao, e poi ci vedremo, tanto devo venire a fare i documentari con te. Senti, senti una cosa, dolce o salato? Dolce. Dolce, sì. dolce, dolce. No, vabbè, ma me no, crolli. Aspetta, ti dico perché. Io amo il gelato. E per me il gelato è... C'è sempre a casa tua? No. C'era? Sì, no, ci sarebbe. Ma se noi compriamo un chilo, finisce. Alle 8, all'una è finito. Ma tutti o te? Tutti in partenza. E poi e la botta finale, diciamo che la chiusa la faccio io, la anche chiusa. Ale non scherza. Ma il gelato è una cosa, ma è una droga. Quindi d'estate è una pacchia. D'estate stai bene, ma c'è come la gelateria sotto casa. Che fate la roba? È stata chiusa dopo Natale. Ero preoccupato. Sono andato a vedere se su internet se avessero chiuso proprio. Invece ha aperto il giorno dopo. Ah, meno male. Cioè, no, perché la gelateria sotto casa per te cambi casa se no, via. Ho cambiato casa per la gelateria. Hai seguito la gelateria. Ci trasferiamo in via. Fammi vedere subito una casa in quella via. Andare, perché si può andare. Okay. No, assolutamente. Quindi, insomma, non sei un salatista, no, sei no, un dolcista. Il gelato in particolar modo. Poi sicuramente più salato per tutto il resto, questo sì. Mi piace, per esempio, non amo il piccante. Ci saluta Andrew, che finalmente ha stabilizzato la sua connessione. Grazie per il tempo che ci hai concesso, Robby. È stato davvero un piacere per me poter fare la tua conoscenza. Altro. Su Radio Cigliano. In realtà ci salutammo un annetto fa fuori alla Seyfit, ma dubito che te ne ricorderai. Grazie ancora per la bella compagnia. Spero tanto di poterti rivedere dal vivo in qualche modo, anche perché abbiamo gli stessi gusti musicali. Bene, sono contento. Grazie Andrew. Spero di rivederti non da morto, quantomeno. Sì, vabbè. No, giuro che no, non mi ricordo, però mi fa molto piacere che tu te lo ricordi. Che tu te lo ricordi. Benissimo, sempre in diretta su Radio Cigliano 23.08, dopo cena con Roberto Draghetti. Siamo qui a cazzeggiare insieme, a fare un po' di musica e a raccontarci le nostre idee, soprattutto a raccontarsi Roberto e a cazzeggiare. E... se non avessi fatto questo lavoro, veramente, lascia perdere, forse sì, medico era un po' complicato, ma un altro lavoro che ti sarebbe piaciuto fare? Lo sai che... Non lo so. Togliamo il medico, che insomma è la mia aspirazione. Non lo so, nel senso che mi reputo veramente fortunato di fare questo lavoro. Io non volevo fare questo lavoro. È nato tutto veramente per caso, perché la sera io studiavo e mia sorella andava a provare in parrocchia, Coppino, con loro... e fare cose, e una sera sono andato anch'io, ho iniziato a fargli le risate fuori campo, ma montavamo degli sketch, una scena, e quindi poi da lì si è montato con tutti gli amici, eravamo tutti amici di infanzia, abbiamo montato uno spettacolo, abbiamo affittato il teatro,
velocemente. Il primo giorno c'erano i parenti, il secondo gli amici, il terzo diceva figurati. Forno, diciamo per noi. Forno c'era tutto come si chiama? Testaccio. Era pieno. Allora mi ha detto, oh, ma allora funzioniamo. Con tutti i difettacci, cioè un caccolare in scena, sembrava vabbè, questa fa per bagaglino, la prima sono dei cosa, signori, sì, voglio dire. Scherzo. Vabbè. Cioè Franco Franchi. Sì, vabbè. Cioè, qua, e allora abbiamo provato, siamo andati 5 giorni, non so che l'hai dato in. Al Circeo dormiamo nei camerini, non hai neanche che esperienza. Poi abbiamo beccato Massimo 5 che ci ha dato tutta una pulita. Intanto ci ho lavorato stamattina con Massimo 5. Ah, è vero, con il contrario. Ci ha dato una ripulita, abbiamo cominciato a pittare un teatro centrale, poi al delle Muse. Insomma, è cresciuta così, ma non era mia intenzione. Cioè, perché io poi ho scelto di far l'attore portando avanti medicina in questo caso. Mm-hmm. E dopo 6-7 anni che stavo in tournée, che non facevo altro che partire, ripartire, studiare dagli esami, e ti rendi conto che mi aveva talmente preso che devi fare la scelta, che devi fare la scelta. Poi la compagnia, per vari motivi, loro quattro hanno formato la premiata ditta, si è sciolta, è andata a perdere. Io ho iniziato per caso a fare doppiaggio, ti giuro, sembra una favola, sono contento di raccontarlo ovviamente, perché mi ci chiamavano come compagnia a fare con Maldesi, che chiamava i gruppi, conosceva. Quindi ho fatto, ne so, Guerre Stellari 1, 2, 3, facevamo sì Caccia Rosso, ma veramente delle fedecchie e cose del genere. Poi ero, sono uno che scherza, quindi probabilmente sono fatto conoscere più per doti di simpatia all'inizio, sicuramente, che cosa. Piano piano è partita questa, è partita così, è partita da sola. Quindi non mi ero posto un traguardo come attore, mi sono trovato a farlo e ho studiato. Hai studiato anche sul campo, eh? Sì, sì, sul campo. Sul campo, ma andavo in giro per casa con la penna in bocca io per preparare l'edizione. Sì, perché poi, cioè, le varie cose che da autodidatta, e sono un ladro fondamentalmente. Beh, siamo tutti ladri. Sì, noi siamo veramente. È ovvio che ladri. Se tu dici una battuta mi piace, non la faccio come la fai tu. Cerco di farla come l'hai fatta tu, ma alla mia maniera. Questa è la cosa che mi ha aiutato. Poi è venuto. Se no, te potrei dire, volevo fare giocare a te, cioè le cose da ragazzino. Le cose da ragazzino, sì, però diciamo che però no. È stata così immediata questa cosa, nel è senso cresciuta, che l'amore non hai avuto manco il tempo di cercare forse qualche altra idea, di trovare un altro sfogo, un'altra possibilità, qualche altra cosa. No. Facevo il bracciante per t'adduzzo. Noi stiamo producendo il selfie di giornata, ne faccio due, la telecamera sta qua. Quindi guardiamo là e un, due, tre stella e l'altro ramarro. Abbiamo fatto il selfie di giornata, io vi dico, già lo so perché è già successo e adesso ho capito perché, l'ho capito con un po' di ritardo, non riesco a mandarvelo in questo momento, ve lo manda alla chiusura della trasmissione sul vostro WhatsApp. Guarda, di tanta gente che ce lo sta chiedendo. Franca Bonino, vi ho mandato il WhatsApp. Buonanotte, perché farci grazie. La richiesta. Tra l'altro qui ecco un altro... Si è messo noi in penombra, è lui. No, un altro selfie, contro selfie da parte di Carmelo che ci manda... un saluto da Carmelo e dalla magica di Roberto. Capi, bravo Carmelo. Ma te, se dovessi domani ti dicono domani ti dicono, senti, tu devi ti far Lazio oggi. No. Ma manco per niente. Dai, fallo. No, c'è, già ci vola pensa... l'Aquilotto. Ma che te prego. No, non lo posso fare. No, è più forte di me. È proprio, è impossibile. No, ma figurati. Guarda, mio fratello Andrea è laziale. Cioè, abbiamo un mese, abbiamo 3 derby. Pensavo, mi è un disastro. Anche la anche in coppa? 2 di coppa e 1 in campionato. Sarà un incubo, ma non perché? Perché la Lazio è una squadra che nasce nel mio... prima di noi si chiama Lazio. Cioè, l'unica prima squadra di Roma, come ti chiami Lazio? Perché? Me l'ha chiesto mio figlio, che ancora non capiva un cavolo di coppa. Perché? Perché sono laziali. L'estate, lo so che è una cattiveria, chiedo scusa a tutti i laziali. Però se voi siete laziali fate la stessa cosa con la Roma, quindi permettetemi questo modo. Che tu sei da Roma e lo puoi fare. Perché certo. Sono da L, come diciamo noi. Da L. Lo diranno da Riomma, hanno tanti nomi per chiamare. È giusto che sia così. Pasquale chiede ancora del commissario Rex, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, vatti a rivedere la prima parte perché l'abbiamo già detto. Roberto, vai spesso al cinema, ti capita di andare a vedere film che hai doppiato? So che poi è normale, ma penso sempre che deve essere strano, in senso positivo, vedere un film dove c'è la propria voce e poi tu fai pure i trailer. Sì, sento, vado spesso al cinema, andiamo spesso al cinema. E non vado tantissimo a vedere i film che ho doppiato, devo essere sincero.
Ma più che altro per... Perché vai a vedere il film, non vai a vedere sì, il film doppiato. Sì, c'è state occasioni che magari fanno l'anteprima, quindi in qualche maniera vai a vederlo. Ci stai, certo, per lavoro. Però andare proprio per scelta, a vedere un film che ho doppiato, se magari c'è un altro film che mi attira di più, tanto quello l'ho visto. Vabbè, no, non l'abbiamo visto, non si può dire che l'abbiamo visto. D'accordo, certo. Non si può proprio più dire, no, veramente. Però, no, è più facile che senti i trailer perché passano... più a giro televisione, radio, però sì, deve essere un film particolare. Pensa alla Maleducazione, che ne parlavamo prima, io non l'ho vista ancora, non sei ancora andato a vederlo? No. Non ce l'ho fatta, c'ho il DVD e la cosa ancora non te lo sei visto. Vabbè. Deve capitare. Lui è un altro film, Old Boy, che è un bel film, fra l'altro coreano, del matto, bellissimo, fra un bellissimo film, anche quello non ce l'ho fatta. Eppure sono bei, eppure film. Ne hanno ne ha parlato, decantati, sì, hanno parlato bene. Stanno là, grazie. Quando andrà? Sì, non è proprio. Cioè, non è, lo sai, penso anche tu sia così. Sì, sì, perché non è vai proprio. Per scelta vedere il tuo. No, infatti, non è che vai a vedere al cinema perché l'hai fatto tu. Io ci sono delle volte che capito al cinema e magari, certo, non il protagonista perché me lo ricorderei, ma magari sì, un film che ho doppiato un mese e mezzo prima, due mesi prima. Che magari hai fatto. Hai fatto quelle 60 righe, sì, quella, parte, un coprotagonistino, un protagonista, sì, quello che vuoi. Che ti ritrovi magari al terzo rullo, a 25 minuti, a 30 minuti di film, che appare quello lì e magari sei distratto, parte la voce e dici, ma quello so io. Allora poi ti ricordi che l'hai fatto, sì, ovviamente, no, perché l'hai fatto matto, da poco, però, tempo fa, sì, poco tempo fa. Sì, però sei andato a vedere il film, è successo con Passenger, un film che c'è stato adesso, sì, che ma non mi ricordavo proprio di esserci stato. No, di esserci... Non l'ho fatto e non l'ho visto, però non è perché sì, non l'ho fatto e non l'ho visto. Sì, ovviamente. Infatti, cioè non è proprio automatica la cosa di no, dover andare al cinema perché no, abbiamo doppiato qualche cosa. Non funziona proprio, non funziona esattamente in questa maniera. No, no, assolutamente no. Sto settimo pezzo. Vai su quello che sai, il 3. Devo andare sul numero 3 della lista. Eccolo qua. Allora, questo è il punto di rottura però della, sì, della tua playlist. Ok, fra l'altro non so perché ho scelto questa canzone. Nel senso che è un artista, sì, giustamente, un artista che ho visto a Roma, che lo conoscevamo in 5, penso probabilmente. Come si chiama? Pala qualunque. Sulla Cristoforo Colombo, prima della Fiera di Roma. E veramente eravamo degli affezionati perché avevo sentito per radio da qualche parte. Non c'è una canzone in particolare che ti che attizza di che lui. Che m'attizza. Però mi piace lui. Mi piace uno che scrive. Come persona, diciamo. Sì, ha scritto libri che ho letto. Ha fatto due o tre film. Uno non l'ho visto. Ed è un. È molto io penso sia molto intelligente. Sì. Secondo me adesso ha perso smalto. Ha perso un po', l'ultimo me l'ha regalato alle ieri, non l'ho ancora sentito. Venerdì non rompetemi i coglioni, G come giungla. Sì, forse sì, G come giungla, ma il venerdì non rompetemi i coglioni, no, l'ho trovata un po' risibile, sì, come canzone. Sì, ne puoi fare a meno. Ne poteva fare a meno, esattamente, sì, perché poi succede di che a un certo punto magari non c'è più. No, sai che c'è, che spesso la mia paura, poi non lo so, è che tende molto a copiarsi. Cioè, fa se stesso, sì, sì, non si rinnova mai. Stesso, si rinnova poco. Sì. Mentre Vasco Rossi ha avuto un periodo che era banale, insomma, era sempre a ciclo continuo. Cioè, gli ultimi sono completamente differenti. Sì. Cioè, è cresciuto, forse meno ribelle, forse meno cocainomane. Più smagato, cioè, la vita l'ha un po' più schiacciato, sì, è possibile, no? Sì. Ha avuto delle pizzicate che l'hanno fatto, sì, pensare. Sì, non bravo. So come dire. Quindi è cambiato, mantenendo lo stesso genere, poi figure, non è che è cambiato. Però c'è qualcos'altro. Ma perché questo pezzo suo? Non lo so, perché così. Ti è uscito in questa maniera? Mi è uscito in questa maniera, l'avevo sentito forse da poco e me lo sono cantato. E te lo sei cantato, sì, e te lo sei sentito. Non è il pezzo più bello che ha fatto, assolutamente, sì, però... Ti dà un'atmosfera. E allora, su Radio Cigliano alle 23:18, settimo pezzo di Roberto Draghetti, abbiamo Ligabue, il grande Liga con Miss Mondo. Restate con noi. C'è un altro giro. Guarda. No, vede, è banale, questa è abbastanza una canzonetta per essere Ligabue, sì, non cambia niente. Però non lo so. Allora, secondo me Ligabue ha truccato delle canzonette da canzoni autoriali. Sì, è vero, è vero. L'ha fatto spesso. Ok. Lascia perdere la vita da mediano, no, che secondo me è eccezionale. Roba eccezionale, anche per chi, però, anche non perché non gioca a calcio. No, io però gioco, ho giocato. Tu lo capisci, quindi lo capisci ancora di più. Lo capisco ancora di più. Però per quanto sia un capolavoro, tra virgolette, mettiamo come ti pare. Non è una canzone che mi fa impazzire, a me Ballando sul Mondo mi piace di più di questo, Barracuda, come si chiama? Vabbè, quello, il Bar Mario, ce ne sono tante che mi piacciono di più.
questa forse ha chiuso un ciclo per me, sì. Perché di tre album fa, due album fa, sì. Questo è un pezzo del 99. No, allora di tanto tempo fa. E di tanto tempo fa, c'ha 20 anni sta canzone. Ecco, forse è stato lì il momento che ha raggiunto per me una sorta di apice, chiamalo come te pare. E poi dopo si sta un po' vivacchiando. Sì. No, poi si è fermato, poi è ritornato. Per esempio, perché... piaceva molto Radio Freccia. Bello, sì. Ma Radio Freccia è bello anche il film. Infatti, il film è bello. Porca miseria. Non ho visto quell'altro. Da 0 a 10, bellissimo. Con Favino. Favino, sì. Tra l'altro, un'interpretazione di Favino, Favino eccezionale. L'altro eccezionale è Favino per me. Degli attori giovani. Sì, sì, veramente. D'altronde è quello che è andato in America a fare i film in America, a motivo ci sarà. Sì, sì. No, cioè, sicuramente un buon agente, ma. No, al di là di quello, però può essere brava gente, ma gli americani rompono i coglioni. Sì, rompono i coglioni parecchio, veramente. Quindi, devi essere pure bravo a parlare, devi avere. Puoi avere tutti i dialogue coach che vuoi. Sì, però devi sapere. C'è una bella faccia. Sì, sì, buca bene. Buca... Bartali, un personaggio che a me non piaceva. Sì. Non l'ho visto. Ma per Favino. T'ha tirato dentro. Per lui. Era una storia banalotta, se vuoi, su un campione, però mi ha tirato lui. Sì. Allora, il mio compagno laziale, dice Anna, mi racconta che ai tempi, loro sono nati prima, sì, le squadre di calcio non potevano portare il nome della città, cosa che poi è potuta succedere successivamente, perciò ci troviamo, questa è storica, Lazio, Juve, Genoa senza V, l'Inter... momento Wikipedia. Allora, Anna, dillo al tuo compagno, grazie, per che lo sapevo. Però il gusto di dirgli in radio una battuta del genere non me la potevo perdere. La volevi, eh? Sì, no, lo sapevo, la volevi. Che non si poteva mettere il nome della città, lo so, però che gusto, scusami. Sì. Torniamo in diretta. Ha finito Ligabue, questa è corta. Sì, se Dio vuole. Ligabue Miss Mondo, brano di Roberto Draghetti in diretta a Dopo Cena con Roberto Draghetti in diretta su Radio Cigliano. Vi ricordiamo che questa trasmissione sarà in podcast appena finita la trasmissione, datemi il tempo di pubblicarla, una mezz'oretta, 40 minuti, e domani mattina la troverete. Non dorme, cioè, ma chi dorme? Figurati, chi dorme non piglia radio. Pesci non piglia, e non fa radio. Esatto. Questa è la pagina YouTube di Radio Cigliano, andate e iscrivetevi, vogliamo veder salire il numero, perché qui troverete i video di tutte le trasmissioni che vanno su Radio Cigliano anche in diretta su Facebook in HD e senza drop, senza niente, li potete vedere su YouTube come qualsiasi video di YouTube, mentre invece questa è la pagina di Radio Cigliano. Ecco. Ve la faccio vedere con l'intestazione, eccola qua, Radio Cigliano di Facebook. Qui invece mettete un like se non l'avete messo, likeateci come dico io. Te piace? Likeateci, mi piace. Likeateci. Aspetta, vado a fare un po' qua io. E andate su live se volete ascoltare musica ininterrotta 24 ore al giorno. Su questo live potrete ascoltare la musica. Potete scaricare l'app dedicata di Radio Cigliano da iOS o da Android, andando su Apple Store o Google Play, cercate Radio Cigliano, scaricate l'app, c'è il live della radio sempre attivo e sempre senza nessuna interruzione pubblicitaria. Gemma c'è stata. C'è stata Gemma, sì. Ha preso? Quindi vuol dire che sei scollegata? Franca mi sa che l'abbiamo già risposto, ma il WhatsApp te lo mando dopo, perché ho dei problemi a mandarlo adesso durante la diretta, lo devo mandare dopo. Roberto, hai recitato come attore, l'abbiamo già detto, ma attore cinema, tu hai mai fatto qualcosa al cinema? Al cinema, televisione? No, guarda, ho fatto due film che... non mi ricordo, giuro, non mi ricordo. No, non lo guarda, non lo facevo. Non è cattiveria. No. Come... c'è Emiliano Coltorti, se viene invitato Emiliano, glielo chiedo. Glielo chiedo. E facevo quello che ammazzava Emiliano Coltorti, tra l'altro non ho una faccia rassicurante probabilmente per loro. Ho fatto fiction, ho fatto Lo Zio d'America e altre cose così, niente di così eclatante. Diciamo. Però insomma, ti diverte la macchina da presa o no? Meno. Meno del teatro e meno del doppiaggio? Meno del teatro e meno del doppiaggio. Poi penso che... è come la gatta quando non arriva all'uva dice che acerba. Avendolo fatto poco probabilmente non ho neanche... Però poi uno l'attitudine le vede, Sì, io davanti alla telecamera mi sento in un posto non mio, mi sento sì, un bravo. Po' un pesce fuor d'acqua. Sì, è vero. Non riesco... anche perché è finzione tutto quello che facciamo, lì è ancora più finto. Sì, è ancora più finto perché poi il ciak è quello. Sì, c'è le persone davanti che te passano, quelli che te urlano, quello col carrello. E tu in teoria dovresti stare lì a pensare faccio l'attore. Sì. Che col teatro ci è, perché sì, la quarta parete del teatro esiste, quello, no? Ci sta comunque. Al doppiaggio sei isolato completamente. Cosa.
lì invece sembra proprio quanto metti le camicie, cioè, sembra un po' un mercato, un po' mercato, un po' bazar, sì, un bazar. Quindi forse mi mette a disagio come attesa. Sì, sì, no, infatti a me mette a disagio molto il fatto che comunque non c'è il pre e non c'è il dopo, no, capito? È lì, è immediato. Anche nell'anello non c'è il pre e non c'è il dopo, però l'anello torni indietro, lo scavi e poi lo incidi, mentre invece se ci danno il tempo mettici anche questo. Sì, è un po' troppo dispersivo, sì, dispersivo secondo me. Io pure non ho mai recitato davanti a una telecamera, ma cioè, spesso e volentieri la mezza volta che le prove a tavolino pochissimi registi lo fanno, sì, infatti. E infatti vedere la differenza poi di prodotto anche con... A volte vai lì il giorno, ti sei imparato le 5 battute che c'hai, entra lì, esci da lì, di la battuta lì e fine. Sì, poi non te ne muove perché perdi il fuoco. No, aspetta, sì, che devi fare. È tutto è troppo molto meccanico. Sì, è troppo meccanico, è vero. È il mio limite. No, no, concordo veramente. Carmelo dice: domanda stupida, come mai riesco a capire dal doppiaggio se un film è statunitense o ad esempio francese o tedesco? Non chiedetemi perché, solo una mia curiosità che magari ha una motivazione. Altro. Trovo diverso il doppiaggio per i film tedeschi, per esempio. Sì, è. Cioè, può essere, sì. Può essere, sì. Anche perché loro recitano diversamente dagli americani. Noi recitiamo diversamente dai francesi. Dai francesi, dai tedeschi. E gli spagnoli recitano diversamente da noi. Quindi poi quando vai a fare il doppiaggio, il lessico è quello. Sì, addirittura le facce sono differenti. Sì, sono, le facce le vedi. Sì, sì. A parte che vedi la punto e la panda inquadrate e capisci subito che stiamo in Europa e che non stiamo in America, no? Non più in Italia perché la punta e la panda. Non c'ha nessuno. Cioè, no, poi ultime, nei film tedeschi, io che faccio Cobra da 25. Anni, a momenti è anche divertente ogni volta che vediamo apparire una macchina italiana, diciamo c'è il cattivo dentro quella macchina, è vero, bravissimo. Ed è vero, lo fanno, bravissimo. Lo fanno veramente, mentre il buono sta in una Mercedes, sì, o in una BMW, sì, in una BMW. Oppure in una city car, sì. Ma non starebbe mai in una panda non ci starebbe mai, in un appunto non ci starebbe mai, e invece vedi questi che girano con la tipo e dici vabbè, questo per forza è il cattivo di puntata, quello muore. Oppure vedi e dici, vedi l'autostrada quando si prepara l'incidente, no, che vedi arrivare le macchine, ci sta la BMW, ci sta la Mercedes, ci l'Audi. Sta l'Audi, esatto, ma anche macchine francesi, e poi c'è la macchina italiana, e la macchina italiana è quella che provoca l'incidente, guarda, ci puoi scommettere veramente, si accartoccia. Sì, quella che si accartoccia, sì, sì, quella che fa il disastro, i 30 tamponamenti a catena sull'autostrada. Beh, lei. E vedete, anche i film francesi prima si riconoscevano, io li non facevo doppiaggio, ero più giovane, e avevano una pellicola, il colore della pellicola differente, erano, sì, tutti sul marroncino, è vero, ricordo. È vero, erano tutti un adesso po', erano cambiati. Tutti diversi, sì, e comunque la maniera di recitare il francese, col fatto che loro accentano tutte le parole sull'ultima, hanno una maniera di intercalare che porta verso l'accentuazione sull'ultima, sì, sì, è vero. Che poi noi un po' dobbiamo seguire, non possiamo non seguirla proprio, la devi seguire per forza, quindi capisci che a volte magari l'adattamento non è costruito perfettamente, e allora lì si vede proprio, si vede che esce differenza. Fuori il francese, pure i tedeschi, che comunque per quanto la puoi è una lingua molto più dura rispetto all'italiano, alle lingue, sì, latine o all'inglese stesso, e comunque ti porta a assumere delle espressioni anche di bocca molto, sì, aggrediscono molto le parole loro, è vero, normalmente. Se fai un buon adattamento devi seguirgli il labiale, quindi non ci puoi mettere tesoro dolce. No, infatti. Ci metti qualcosa di forte, quindi scopri anche c'è quello. Anche un'altra cosa, quando facciamo i film cinesi, loro che non hanno labiali praticamente, di diventa macello, un casino, perché poi macello. Noi non possiamo non parlare, cioè le togliamo il più possibile, ma non possiamo usare parole senza labiali, sì, non è possibile. E loro hanno le bocche che sono tutte molto ferme, quindi lì è anche molto complicato, sì, andare dietro sul sync. Sì, sì. È come doppiare i cartoni animati giapponesi, sì. È un incubo. Parla bene un attimo, perché c'è tanta gente qui che ci segue e che a cui piacciono, no, i cartoni, no, ma non lo metti in dubbio. Io sono mi piace molto i fumetti, però adoro i Marvel, quindi non amo tantissimo. Tu sei più americano da questo, sì, punto di vista, sei più americano. Però per esempio io ti dico, i manga, so che ci sono due o tre, non chiedetemi i nomi, non lo so ormai, che poeticamente sono eccezionali, fanno delle cose meravigliose. Beh, Miyazaki era l'unico che sapevo, però poi gli altri mi chiedevi, volevi far figo, ma poi mi fermavo lì, magari volevi far figo, vabbè, però però non amo molto le anime, sono sempre molto esagerate, vabbè, perché però è la loro maniera. Io capisco, io benissimo adesso... chi li ama, attenzione, non vorrei. Però anche lì bisogna sempre, come si chiamassi l'uomo ragno e vedo solo l'uomo ragno. Nel, no, frattempo vai avanti che io metto in carica, sì, qua che stiamo con la carica bassa. L'uomo ragno seguo più o meno le cose che mi interessano, la musica. È vero, si è fermata agli anni 80, come dico.
però seguo sempre la musica, cioè sono cose bellissime anche adesso, quindi non voglio precludere niente. Ci sono preferenze, tutto sì qua. Sì, ma infatti, ma perché non avere preferenze anche nelle cose? Io che sono uno che ha veramente fruito per anni, da sempre, della come si chiama, delle dei manga, dei cartoni animati, sì, di tutte quante queste cose, è un media che sicuramente capisco, sicuramente è un media che per me è importante, però è anche, c'è anche da dire che posso capire chi non lo apprezza, no, o no, chi non riesce a capirlo proprio. Cioè, non è questione di apprezzarlo meno, mi può piacere meno, mettiamolo così. Sì, infatti, ti può piacere meno, ma questo non vuol dire... esagerato, sì, ma non vuol dire... che non sia fatto bene, assolutamente. No, ma per carità, infatti. Cioè, guardavo le di Oscar quando ero ragazzino, insomma. Sì, porca miseria, la guardavo anch'io, altro che se guardavo. Allora, come domande, è sparito tutto, non vi vedo più. Bene. Ma noi siamo in onda, quindi Franca, rilancia di nuovo la pagina. C'è un modo diverso nel doppiare a seconda del genere di film? No, c'è una maniera diversa, secondo me, a doppiare gli attori. Se devi seguire l'attore, quindi non è che se fai un film giapponese devi seguire l'attore, se l'attore fa delle cose che vanno al di là, diciamo, di quella che è la recitazione un po' più minimal, no? Allora a quel punto gli devi stare dietro, ma insomma segui la pellicola. Ci sono noi abbiamo i giapponesi che sono adesso molto adrenalinici, sì, questa gente no, qua. E non vuol dire perché sono giapponesi, infatti, voglio dire, sì. Quindi no, è il tipo di film che ti porta a recitare in maniera differente, non da dove proviene per forza, voglio certo, dire. Esatto. Guardate, esatto, i francesi stavano facendo le commedie deliziose che facevamo noi negli anni... nel dopoguerra, sì, lo stanno facendo in maniera... Ma io mi sto seguendo, io sto seguendo anche perché attraverso le figlie lo seguo delle serie TV giapponesi che non vengono doppiate in italiano e che quindi vengono sottotitoli. Quei sottotitoli le lasciano rispetto ai giapponesi che vedevamo negli anni 70, quelli che andavano sulle televisioni estremamente... No, ma proprio telefilm. Ah no, telefilm sto parlando. Rispetto a questi telefilm che andavano negli anni 70, che erano veramente molto fuori dalle righe e molto esagerati, devo dire che hanno dato più... Sono cambiati. E sono anche più fruibili e più godibili. Sì, assolutamente. Ma quelli sono belli veri poi. Quindi insomma, non dipende da noi, dipende da loro. Sì, noi siamo sempre vero, al servizio loro. Siamo al servizio di quello che ti viene chiesto di doppiare, fondamentalmente. Infatti, sì. Se fai un film muto, per dire, fai muti. Certo. Sembra una scemata, però. Sì, è però quello. No, è quello. E poi, ovviamente, deve essere nelle nostre corde. Assolutamente. Perché, ripeto, anche come ho già detto, un attore che magari ho doppiato 100 volte fa un film che non è nelle mie corde come attore, che non riesco a seguirlo e viene una cagata. Quindi. Oppure forzi una tua caratteristica che non hai e quindi diventa finto. Sì, magari lui ha fatto una elaborazione sulla voce che tu non riesci a fare, perché non è detto. Magari l'ha scurita, magari l'ha spezzata, ha fatto delle cose che tu non ci riesci ad arrivare. Non è detto che siamo in grado di fare tutto. Ma assolutamente, se no saremmo dei mostri, non è giusto neanche. C'è chi ci riesce, c'è chi è più bravo e chi meno bravo, insomma. Questo è un po' il segreto di come ci incolliamo sul doppiaggio. Ultimo pezzo. Allora questo è proprio... Fuori dal coro. Come dico io dall'inglese, dei palo in frasca, from pole to frask, andiamo verso i giorni nostri. Sì, assolutamente. No, attenzione, se tu leggi il titolo della canzone... Sì, no, i giorni nostri, okay. il riadattamento. No, perché la canzone in originale era bellissima. Sì. Strepitosa, con autori poi impensati, fra l'altro, te lo posso dire tanto. Certo. So, la musica di Morricone e le parole sono di Maurizio Costanzi. Sì, infatti. E tu dici, ma che cazzo c'entra? E infatti. E invece ha tirato fuori un testo meraviglioso. Tra l'altro affidato a lei. Affidato alla regina. Alla regina vera. Regina vera. L'ha rifatta, l'ho rivisto per sbaglio a Sanremo di 2 anni fa. Sì, esatto. Era la serata delle cover. Delle cover, sì. E ho scoperto un cantante che conoscevo ma che canticchiavo, Laura non c'è, tanto ormai si dice. Sì. E l'ha fatta da Dio per me. È bella, ti è piaciuta? Mi ha dato emozione. A me sentire una canzone rifatta che non ha fatto perdere niente, con tutto il dovuto rispetto alla sovrana, la regina. Sì. Ma anche Delta V l'hanno rifatta, sì, tante l'hanno persone, rifatto, insomma, certo, è stata rifatta tante volte. Ma fatta così, fatta bene, mi è piaciuta. Ti è piaciuta. La sono scaricata e l'ho riportata qui a voi. E allora andiamola a sentire, pezzo di Morricone e di Maurizio Costanzo, che nel frattempo scrivevano anche loro, ovviamente. Bravini. Lui è Neck.
e ce l'ascoltiamo su Radio Cigliano, ultimo pezzo portato a Dopo Cena Con da Roberto Draghetti, la cover di una bellissima canzone di Mina, Se Telefonando, Radio Cigliano. Lo stupore della... È bella. Carmelo ha puntualizzato, ha detto, scusa Michele, diceva qual è la differenza tra doppiare un film o un telefilm? In teoria non dovrebbe esserci una grande differenza. Infatti. Se è fatto bene il film e bene il telefilm, la differenza non c'è. Adesso ultimamente stiamo facendo delle produzioni in America con grossi, ma veramente grossi attori che tu avresti visto solamente in TV. Sai qual è la vera differenza? I tempi. Abbiamo una tempistica molto differente, purtroppo. Un film, anche se si sono accorciati un po' i tempi anche lì, c'è più tempo per farlo. I telefilm... Macini righe e non devi sforare. Perché poi la messa in onda è rapida. Sì, infatti, è un casino anche per quello. Però, noi ci impegniamo nella stessa maniera. Sì, voglio dire, è ovvio che ti impegni relativamente al tempo, quindi magari una cosa viene bene, non viene benissimo, o come pensi tu possa venire. È quello. Poi, sai che c'è? Se gli attori sono bravi, il telefilm, la serie è bella, farla male sarebbe una cazzata. Cioè, sì. Non so come dire, non impegnarci perché è un telefilm che lo vedi in TV rispetto a un film che vai al cinema. È uguale fondamentalmente. Poi spezziamo una lancia anche a favore del brutto doppiaggio. Ci sono dei brutti doppiaggi, perché d'accordo. Assolutamente non possiamo dire di fare sempre il meglio. Ma fondamentalmente, se tu riesci a seguire la storia, se tu riesci a seguire il personaggio, se ti sembra che stia parlando lui, il doppiaggio può anche essere discutibile quanto ti pare, quello che è, però noi abbiamo fatto centro. Sì, assolutamente. Il tuo lavoro l'hai fatto. Poi magari più meglio, peggio, ne possiamo discutere. Puoi anche discutere sulle scelte, cioè veramente se ne può parlare, senza problemi. Però non è detto che chi l'ha fatto non si sia impegnato. Sì, no, ma poi ci siamo impegnati veramente tutti. Poi ci sta il giorno che tu vai e c'hai 39 di febbre. Oppure che non parli, perché capita. Può capitare. E però invece devi parlare per forza. Perché al cinema, se c'hai il brufolo in faccia, spostano la posa. Sì, oppure te lo coprono. O te lo coprono. Sì, ma se c'hai una ferita, non lo puoi fare. Spostano la posa. Cioè, se c'hai la febbre non giri. Al doppiaggio, se siamo raffreddati come sono raffreddato io adesso, o mi spruzzo, oppure cerco di fare il massimo e mi dà una e non puoi cambiare il personaggio, te lo assicuro. Sì, lui però non l'ha fatta raffreddato. Però mi chiedono di farla lo stesso. Torniamo in diretta. Bel pezzo carico questo di Mac, veramente. Sì, lo so, sono scaduto, ma mi piace. Sì. Tu con Mina come sei messo? Che devo fare? Mi piace. Ti piace, tanto. Guarda, hanno fatto lo sceneggiato Studio 1. Sì. Io l'ho visto un pezzo. No, io l'ho visto, ma l'ho visto perché c'era Mina. Mm. Cioè, veramente, sembra una scemata. Perché usavano, molto in maniera corretta, se vuoi, i filmati vecchi visti dalla regia, fatta ai tempi nostri, ovviamente. Infatti ai tempi nostri, cioè, girata adesso, ma ai tempi del 1900. Con le attrezzature dell'epoca. Ma i filmati veri erano, c'era Mina. Sì. E Mina cantava anche delle canzonette, porca miseria. Ma non erano canzonette cantate da me. No, infatti. Solo disco. Adele. In piccolo rispetto a Mina, te lo dico sinceramente, molto meglio Mina per me. Fa delle canzoni semplici, ma le riempie lei. Mina riempiva anche l'elenco del telefono. Ricordiamoci, cioè, brava, che era un divertismonk che aveva creato. È stata Canfora. Una sfida, no? Una sfidetta, detto, sì. Vedete, se la fai. Valla a fare adesso. Qualcuno che la faccia come Mina, non bene, come Mina. Oh, non solo, fatta a Studio 1, proprio, se non mi ricordo male, col giraffista, con l'orchestra e in diretta. Che se toppi davanti all'epoca, toppavi davanti all'80% di Cher. C'era solamente la Rai, Rai 1, a quel punto, 2, all'epoca forse. Sì, c'era già Rai 2 che era dal 61, quel Studio 1 del 66, 65, 64, da lì in poi sono andati. Però quest'idea di, cioè, se tu toppavi in diretta, erano cavoli. C'è un aneddoto, te lo ricordi? Tu lo sai l'aneddoto, io non mi ricordo mai chi è, che con Maiano, credo, stava facendo uno sceneggiato rigorosamente non mi ricordo in diretta. Chi era, l'hanno detto. E a un certo punto, vuoto di memoria completo, assolutamente vuoto di memoria. Beh, e che cosa ha fatto lui? Si è grande presenza di spirito, perché ha continuato a muovere le labbra senza dire niente. C'è stato un crisi delle case, tutti a toccare il volume del coso. Cartello, problemi tecnici. La trasmissione riprenderà prima possibile. E hanno ripreso.
dopodiché hanno ripreso, tu sei riletto il copione, è stato Guazzelli? Forse Guazzelli, sì. Vabbè, un grande del... Beh, questa è stata... Io non so se esiste una registrazione di questo pezzo. Non lo so, sarebbe, ci sarebbe della veramente radio, da Cineteca. Questi sono i racconti di Elio Pandolfi. Sì, è vero. Vero? Sono i racconti di Elio Pandolfi, che ne sa veramente tantissimi. Carino, sì, veramente un grande, grande amico, un grande professionista, punto. Un grandissimo professionista. Beh, ma lì era un genio quello che si è inventato. Sì. Buco di scena... Pensa agli altri che non iscena sì, con lui. Ma pensa in regia, pensa in regia che improvvisamente. Sì, ma oh, non c'è più il microfono, si è rotto tutto. Cartello immediato, chiusa la diretta, dopodiché riaperta due minuti dopo, ovviamente. Sì, abbiamo risolto. Bene, era Maiano. Era un qualcosa di Maiano. Sì, veramente eccezionale. Eccezionale. Benissimo. Allora, io dico che dopo aver dato la buonanotte anche a Carmelo che ci ha lasciati, e Carlo ci dice: un brutto doppiaggio non migliora un brutto film, ma un brutto doppiaggio rovina un bel film. Sì, non è mia, ma è provo. Sì, allora, sì, va benissimo, è giusto anche. Ripeto, anche un bel film scritto bene, con una sceneggiatura fatta bene, può essere rovinato dalla messa in scena. Sì, assolutamente. Okay. Oppure una stupenda commedia messa in scena da cani non funziona. Infatti. O da attori non bravi, scusate, sì, perché poi sembra sempre... Però insomma, queste cose succedono non soltanto nel doppiaggio, succedono un po' in tutti i reparti. Se il film, il regista lo prende male, e lo gira male, lo monta male, viene una cagata. E può avvenire anche nel doppiaggio, per carità, nessuno di noi vuole dire noi siamo bravi, possiamo incensarci e dirci che siamo i migliori al mondo, possiamo dire quello che volete. Noi sappiamo che la nostra professionalità a leggio è sempre costante, sì, e cerchiamo massima di dare il 100%, ma come dovrebbe essere in ogni cosa, fondamentalmente. Esattamente. Non è che siamo gli unici che danno. È così, non c'è poco da fare. Probabilmente i doppiaggi che si facevano negli anni 60, quando se ne facevano molti meno di adesso, sì, perché si doppiava nei film cinema, si doppiava qualche cosa per la televisione, ma per le reti Rai basta. Uscivano 10 film, non lo so, sì, non dico all'anno, ma non ne escono. Beh, certo, non uscivano 40 film a settimana, capito? Cioè, voglio dire, anche quello, questi 40 film, ma perché devono essere tutti 40 film belli? E perché devono essere tutti quanti doppiati bene? Infatti è normale, purtroppo non è possibile che ci siano. Poi ricordiamoci anche una cosa, che se il distributore vuole spendere poco, si prende un doppiaggio fatto male a volte, no? Perché posso se mi dai il tempo, posso dire la cattiveria, dilla. Ti capita mai? Capita spesso che tu stai lì, che vedi un film, un video, insomma, le cose abbastanza non conosciute. Sì. E tu vedi questa cosa e dici, e cerchi di capire, dopo un po' ti perdi perché il film ti fa schifo, allora cerchi di capire chi l'ha doppiato. Sì. Se non conosci qualcuno, che dici? È Milano o Torino. Sì. È da stronzi dirlo noi, perché siamo a Roma, voglio dire, ovviamente. Però è una deformazione anche nostra, perché c'è gente che noi non conosciamo, fondamentalmente. E se è fatto male, scarichi subito sugli altri. Scarichi subito, non è Roma. Non è Roma, non è perché Roma, ma non può essere. Poi aspetti, ti lo ricordo, oppure vai su ed è su stra-Roma. Ed è Roma. Ed è stra-Roma. Allora tu certo dici, hai ragione, è un brutto doppiaggio. Ma non perché lo dico io, magari a qualcun altro è piaciuto, per dire. Sì, sì, sì. Però sì, magari è stata una scelta, con pochi soldi, tutto quanto, non chiamo Luca Ward, chiamo Gini Pini. E te becchi Gini Pini. E te becchi Gini Pini. C'è poco da fare. L'interpretazione di Gini Pini può essere non all'altezza. Del prodotto, perché magari è iniziato ieri, o perché non è capace, non lo so, non è bravo. E poi può esserci anche il film che noi, nel quale noi non riusciamo ad entrare assolutamente, ok? Cioè il film nel quale vedi una cosa e non la capisci, non riesci a entrarci, e i tempi sono quelli, quindi non hai il tempo di dire vabbè, doppio tutto il film, poi quando ho capito il finale. A volte succede che ti fanno ridoppiare la prima scena perché non hai capito assolutamente niente, poi hai preso il personaggio piano hai preso piano il personaggio piano piano, quando hai preso il personaggio torni sulla prima scena e la rifai. Questo succede, ma a volte non c'è il tempo per farlo. O a volte si pensa che sia buona, per dire. Sì, si dà per buona e poi magari... Ma perché devo stare a chiamarlo? Tanto no, ma ci sono bravi doppiatori anche a Milano, per carità. Non stiamo facendo nessuna polemica, no, e ci sono dei professionisti serissimi e bravissimi, ma a Milano, a Torino. Detto, è una mia ignoranza quello che ho detto. Ah, non li conosco. Poi, se hai sentito bene quello che ho detto, vai a vedere, e l'hanno fatto a Roma, l'abbiamo fatto noi a Roma. Sì, magari quindi, ci stai pure te, ci sto pure io, capito? Quindi, perché è brutto il doppiaggio? Perché è banalissimo scaricare sugli altri, questo volevo dire. Perché è brutto, non mi piace, non li conosco. No,
l'abbiamo fatto noi. No, e poi a volte succede che magari un film brutto, quindi... non gli diamo un plus con il doppiaggio, sì, e riusciamo a... A volte no, a volte no, a volte, non ci riesci. No, non ci riesci, non ti ci metti nemmeno, perché gli vai dietro e basta. E sì, quindi se loro sono stati... Io come ripetevo, l'altro giorno ho fatto con la direzione di Mazzotta un TV movie... brutto, ma aiutami a dire brutto, aiutami a dire brutto. Se lo vedo dico Milano, ma poi l'hai fatto tu. Sì, poi l'ho fatto io, ma era da ridere ogni scena sì, era ragazzi, da ridere, era brutto. Dici perché l'abbiamo comprato, perché faceva parte di un pacchetto di film, perché è costato poco, chi lo sa perché poi è stato va comprato. Magari su Sky Classic, Sky, ma magari va pure sulla Rai in prima serata, sì, il sabato sera quando c'è sì, capito, quando non c'è niente, che c'è Sanremo da una parte e mettono quello dall'altra, e tu hai fatto un brutto doppiaggio e ti lo ritrovi spiattellato lì in prima e serata. E ti assicuro, io se mi sento, non mi amo spesso perché pensi sempre di poterla fare meglio, sempre, ovviamente, io lo penso sempre, è sempre così. E a volte, se mi scordo che l'ho doppiato, se sento una cosa che ho fatto, vuol dire che l'ho fatto bene. Se mi accorgo che continuo a doppiare, vuol dire che non mi sono piaciuto. Quindi, capita che anche se hai pensato di dare il meglio, alla fine il prodotto, per come la vedi tu, non è quello che ti aspettavi. Esatto. Quindi, Marco, no, ti vogliamo dire un'altra cosa. La verità è che avete sempre meno tempo per doppiare. Sì, è vero. Vero. Ma in quel poco tempo che abbiamo per doppiare, noi ci diamo veramente sì, dentro. Diamo il fritto, come si dice. Sì, veramente. Ci diamo veramente dentro. Quindi, poco tempo per doppiare, tutto quello che volete, ma l'impegno in sala di doppiaggio è al 100%. Poi c'è chi ne mette di meno perché... è la sua vita, perché è la sua maniera di interagire, di fare, eccetera, eccetera. Ma noi veramente ci mettiamo l'anima quando stiamo lì. Ci mettiamo il cuore, ci mettiamo l'anima, ci mettiamo il corpo. Non è detto che venga bene, ma l'impegno c'è. L'impegno c'è. Noi non entriamo in un turno, non entriamo in un turno di un film di settima dicendo vabbè, questo me lo liquido in tre minuti. Sì, ma che me frega, tanto ci metto due secondi. Comunque, una volta che sei entrato, ci stai dentro. Poi magari ridiamo del prodotto, perché a volte c'è da ridere. Sì, a volte fanno delle cose che ti assicuro... tremende, mamma mia, però l'impegno noi ce lo mettiamo veramente sempre. Non sarebbe giusto, però. Non sarebbe giusto nei confronti del lavoro, non è giusto secondo me nei confronti nostri stessi, perché quando ognuno di noi va a fare il proprio lavoro, e io capisco che ci stanno magari delle categorie che lo odiano il proprio lavoro, è possibile, questo è un lavoro che se lo odi è strano, ne fai un altro, sì, perché ci devi mettere così tanto di te. Molte volte, molto spesso, per questo dicevo, noi siamo fortunati, perché è così. Noi facciamo un lavoro che ci piace, fondamentalmente. Molta gente per vivere, purtroppo, fa un lavoro che deve fare, perché sennò non porta i soldi a casa. Sì. E allora capisco uno che possa... fa lo spazzino, la prima cosa che mi viene è con tutto magari, rispetto per gli spazzini, attenzione. Ripeto, ti puoi divertire anche a fare lo spazzino, non è quello, ti puoi divertire a fare qualunque tipo di lavoro. Però magari non era la tua aspirazione. Certo, non era magari la tua aspirazione, oppure potrebbe essere che sei arrivato lì e che a fare anche un lavoro... un lavoro che non è forse apprezzato da molti, che però te è il tuo top e te lo riconosci. Assolutamente. Capito? Può essere. Quindi noi entriamo in sala e cerchiamo di fare veramente il massimo, di dare il massimo. Poi, se il risultato non è 100 e 90, bene. Capita che sia anche 40, 30. Ma ti assicuro l'impegno c'è, se no l'impegno c'è sempre. Io non entrerei in sala, non entro dicendo... Ci sono direttori e direttrici con cui non vado a lavorare perché so che non riesco a dare... Non mi sento a mio agio, c'è poco da fare. Vero, non è solamente un fatto di simpatia o meno, perché quello ci passi sopra, ma c'è proprio qualcosa che ti scatta, che per quanto io mi impegni sicuramente non viene un prodotto, perché sono bloccato, c'ho il freno a mano. Non vai, perché non giri, perché quindi, non è oliato il meccanismo non va. Ciao Raffaella, che sei appena arrivata, ti puoi rivedere questa puntata su YouTube fra qualche ora, domani mattina la trovi, sei persa, sicuramente. Raffaella. Ti sei persa Roberto Draghetti, che è stato qui, veramente a cazzeggiare insieme a noi. Allora, io direi che le domande sono abbastanza esaurite, sono le 23:48, quindi noi siamo esauriti. Ci siamo anche un po' esauriti e domani ci abbiamo 9 turni, quindi comunque miseria. È abbastanza, sono giornate importanti. Adesso io ti devo dare la fregatura. Dimmi. La fregatura è questa. Ma aspettavo. Te la do e ti do anche, adesso ti metterò anche la giusta atmosfera per sistemare questa cosa, perché abbiamo cazzeggiato insieme, Roberto ha portato la sua musica, l'abbiamo commentata, abbiamo scoperto Roberto, ci siamo divertiti, abbiamo cazzeggiato insieme. Quello che non ho detto e che non dico a nessuno, e fortunatamente nessuno dei miei colleghi arriva fino alla fine della trasmissione per sapere che cosa succede, è questo.
Nel annunciarvi che sabato alle 16 c'è Trigusti si sveglia che tu, io con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, e martedì prossimo alle 22, 4 pm ora di New York, Trigusti si sveglia che One, l'avventura mia di Alessandro Bianconi oltreoceano, con le nostre selezioni musicali per gli italiani oltreoceano, e giovedì prossimo, il prossimo dopo cena con, la trasmissione è stata bella, è stata simpatica, abbiamo conosciuto Roberto eccetera eccetera, e adesso Roberto chiudi la trasmissione. Che merda che sei. Sei pronto? No, ti un po' invento. Guarda, ti metto quello che è giusto mettere. Prego. Siamo di il lepidottero. Il lepidottero che fa da cascar. No, che un caro saluto a tutti voi. Dai, non riesco a fare lo stronzo. No, niente, grazie. Grazie a te, Alessio, sono stato molto bene. Non amo le interviste, non amo le cose pubbliche, cose del genere. Qui sono a casa. Sono le cose che adoro e sono contento di essere qui. Non ho scordato completamente di essere in radio, nonostante leggere le cose, le musiche e cose. Sono seduto, sono a casa mia con un mio amico e abbiamo parlato di noi, poi non ho parlato solo io e grazie, penso che torno, mi farebbe molto piacere. Un bacio a tutti, ciao. Che poi è quello che a noi piace, essere qua seduti, chiacchierare, cazzeggiare, vero, e vero. Fare veramente un po' di trasmissione insieme, perché il Radio Cigliano è questo, è voglia di essere insieme, è voglia di cazzeggiare, dopo 9 turni che abbiamo fatto sì, oggi, ma, girando per ma Roma. Ci voleva, ti assicuro. Quella catarsi che la radio bella. Fa, sì, la radio gli dà un senso di catarsi. Te scordi un po' perché tutto. Perché parli, non devi fare nient'altro. È vero, devi solo parlare, devi solo... Usa il cervello ogni tanto. Via. Bravo. Però è quello, parli. Accendi il cervello e sì. Gli dai un senso. Lo lasci libero, fra l'altro. Io ringrazio Roberto Draghetti, grazie Robby, grazie veramente. Grazie mille. Grazie ringrazio tutti voi per l'ascolto. Chiudiamo prima sulla radio, come al solito, e poi su Facebook, perché non è finita qua, ma è una cosa abbastanza rapida. Appuntamento a sabato, vi ricordo la pagina di Facebook, andate e trovate il live con la musica sempre... Ascoltatela, perché se volete ascoltare un po' di musica senza interruzioni pubblicitarie, questo è il momento veramente di ascoltare Radio Cigliano. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. E adesso chiudiamo anche su Facebook, perché vedi, non è finita Anna qua Chiara, praticamente. Ti sei commosso, ma smetti. No, sono stato bene. Ma signori, grazie veramente dell'apprezzamento, grazie a tutti mille. Quanti voi. Un bacio a tutti. Grazie no. Roberto, grazie, ci vediamo te, al prossimo dopo cena, ma soprattutto sabato prossimo con Trigustis. Ciao, ciao a tutti, ciao. Baci, ciao.